Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Ho sbagliato, non ho aperto la chat, ho aperto media request. Ciao! Ciao! Eccoci qua, in questo matto martedì serale. Quest'oggi siamo con i nostri amichetti. I nostri amichetti delle live serali. Non so se l'hai messo male, non lo vedo da qua. Fammi aprire una pagina della live, così lo vedo. Così vedo subito. No, l'hai messo adesso, bravissima, perfetto. Non si è aggiornato. Buonasera, posso scrocchiarmi il collo? Arrivo. Io spacco la testa al muro che non l'ho messo, ecco. No, era brutto questo come scrocchio. E ciao! Ciao! Cosa fate di bello questa sera? Io sono reduce da ben 11 ore di università. 10 ore e mezza di università. Domenica il torneo gioca DJ Mendex al posto mio. Ma come, Good? Non giochi tu? Ciao, Pino Inscription! Cosa ti è successo, Pino? Pino! C'è anche un underscore in più! La porta. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, come state? Mi hanno cambiato nick. Chi te l'ha cambiato? Chi ha osato toccarti? Un attimo che tolgo notifiche da Discord. Non so se devo già mettermi su Discord. Boh, metto qua intanto. Posso anche fare così, aspetta. Se faccio che aggiungo direttamente i permessi a Faggio e darlo per entrare sono a posto, no? No. Aggiungi permessi, aspetta. Permessi. Aggiungi membri o ruoli. Faggio. No, ecco il 4 fagiolini. Parlo. Grigio, perfetto. Fatto, così possono entrare quando vogliono. Ciao, ciao Pino, ciao Valeria, ciao Good, ciao Vector. Li hai dati? Cosa? Mi stai dando la nanna post cena, io ho la nanna tutto il giorno. Per questo volevo bermi il caffè. Come saprete se state se siete sul gruppo Telegram, ma zitto. Come ti permetti, coglione? Cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo. Mi sono perso. Vabbè, sono stato in università oggi. Ho studiato, ho potuto totalmente il tempo libero a studiare. Il mio tempo libero è stato condizionato dallo studiare. Ho fatto lezione dalle 8 e mezza alle 11. Alle 11 c'era un seminario che ho seguito solo per avere i punti. Che tra l'altro, fatemi controllare se ho preso i punti del seminario. Dovrebbe essere questo. No, non è questo. Ok, per piacere, mi fai vedere le mail dello studente, mannaggia. Se mi riapri di nuovo la pagina iniziale di Insubria, impazzisco. Fatto sta, ho seguito questo seminario che non mi interessava minimamente, che non ho ascoltato un secondo, intanto facevo gli appunti di un'altra lezione. E no, non mi hanno ancora dato i punti, Stimulus maledetti. E dopo aver fatto questa cosa, me ne sono tornato in un altro padiglione dell'università, perché è sotto la pioggia, e mi sono messo a mangiare i miei panini con la cotoletta mentre studiavo ancora. Perché oggi non sarei stato proprio a casa, quindi volevo studiare un po', se no sarei rimango indietro con le altre materie. Quindi ho fatto punti anche con un'altra oretta e mezza. E poi dalle 2:30 fino alle 7 ho avuto una lezione sulla comunicazione delle emergenze ambientali. Sono lezioni carine in realtà, è stato solo noio, cioè stancante, avevo sonno. Avevo sonno e mi vergognavo di andare a prendere il caffè. Quindi no, non potevo. Non potevo. Però funzioni su ogni minuto. Tra l'altro, a proposito di link, non c'entra nulla con i link. Mi hanno rubato 20 euro da Steam.
Mi hanno rubato un tiro da Steam facendomi acquistare un prodotto su Dota 2. Io non gioco a Dota 2, non l'ho scaricato. Mi hanno preso sti 20 euro. Io ho scritto a Steam dicendo: guardate, è un errore. È un errore perché mi mando la foto della mia libreria di Steam, vi mando tutto, vi mando l'account di quello che c'è i soldi, dico. Non ho comprato nulla, non ho manco l'interesse di comprare un oggetto su Dota 2 se non ci ho mai giocato. Posso avere un rimborso? No, non puoi avere un rimborso perché è un oggetto privato. Faccio, ma scusatemi, ma non c'è la minima tutela del mio, cioè nel senso, non so parlare, però se io vi dico, guardate che io non c'entro nulla, perché ho aperto Instagram al posto del multi? Ho sbagliato. Se vi sto dimostrando che io non c'entro nulla, vi sto dimostrando che questo tizio, che ha un account livello 0 su Steam, quindi non ha fatto nulla, è un account creato ad hoc per truffare. Forse dovremmo. Cioè, dovreste fare in modo che io possa comunque. Quantomeno. Un attimo, che cambio lì. Stavo guardando. Live, sono tutti gli audio. No, ho sbagliato. Dovresti fare in modo che quantomeno io possa prevenire. Loro mi fanno, ma dovresti mettere le misure di sicurezza per evitare queste cose. E dico, ma la misura di sicurezza ce l'ho da 2 anni io, le misure di sicurezza di cui mi state parlando ora. Non mi sono entrati nel profilo, non è arrivata nessuna mail di qualcuno che entra nel mio profilo e spende i miei soldi. Non è successo nulla. In qualche modo gli sono presi i miei soldi e se li sono li hanno usati per comprarsi questa cosa qua. Quindi hanno sfruttato questa. Non è possibile difendermi. Posso essere tutelato o chiedere un rimborso? No. E dopo che ho chiesto, cioè è possibile che io non sia in alcun modo tutelato? Loro mi hanno detto: no, non puoi chiedere un rimborso. Leggiti questa guida per attivare meglio le impostazioni di difesa. Chiudiamo il ticket. Chiudiamo il ticket. Perché? Perché? Ciao Vito, come stai? Perché chiudete il ticket? Cioè, non mi sembra di star dicendo nulla di particolare. Ho detto, datemi i miei soldi. No, non ho detto manco così. Ho proprio chiesto come è possibile che io non ci sia un modo per tutelarmi in questa situazione. Rispondetemi, ditemi qualcosa. Mi hanno letteralmente rubato 20 euro dall'account senza nemmeno entrarci. Non c'è modo di difendersi da questo attacco virtuale e tu l'unica cosa che mi dici è: mi dispiace. Ciao, non ne Mi vogliamo più dispiace anche a sapere. me, mi dispiace. Che Guarda, se vuoi me ne paura! vado. Guarda, se devo Ciao arrivare, mi Carlo. dispiace. Mi hanno Ciao, rubato 20 euro, Sandro. Carlo. Ti ho rubato 20 Non euro? tu, mi hanno rubato. Ciao Ludo. Chi ti ha rubato 20 euro? Ma lo vado a prendere. Allora, non me lo ricordo il Senti, nome. senti il rumore delle mie nocche che scricchiolano, pronte a bastonare di parolacce e educazione quella persona che ti ha trattato male. Non le ho sentite però le nocche. No, ha fatto solo una e l'ha fatta Ah, molto ok. lontano, perdonami. E praticamente Ma adesso t'anno, ti racconto. raccontami sette. Ieri pomeriggio stavo studiando prima della Ciao, live Gasp. e Sì? arriva una mail di un acquisto di 20 euro su Steam. E ho detto, ma non è possibile. Sì. Sto facendo appunti e la vado a vedere ed era un acquisto di Dota 2, gioco che io non ho mai avviato. Un Ok. acquisto in game. Allora io ho scritto all'assistenza dicendo scusate, ma non sono stato io, non ho nemmeno il gioco installato. Non è che posso avere un rimborso? E mi hanno detto no. Mi dispiace, purtroppo non c'entriamo noi con questo acquisto, Ma quindi. Dota 2, ma poi negli anni 90, chi è che gioca a Dota 2? Esatto. Purtroppo non c'entriamo noi, quindi non avrai il tuo rimborso. Io ho detto, ma. Cioè, e anzi, mi hanno detto proteggiti l'account con queste procedure. Ho detto, ma il mio account è già protetto, non sono entrati. Con la Ho doppia la doppia password. identificazione con anche il telefono. Dovrebbero arrivarmi delle mail per ogni accesso. Non mi è arrivato nulla, quindi. Esatto, Cristo Santo, io quando entro su Steam mi passa la voglia perché non riconosce neanche me, figurati gli altri. Quindi, cioè, io non ho fatto nulla di male. E mi hanno. Cioè, non ho sbagliato nulla nella procedura. E mi hanno rubato il 20 euro. Quindi c'è un modo per essere tutelato. Proprio non li posso riavere indietro. E mi hanno detto: segui questa procedura. E hanno chiuso il ticket senza rispondermi nient'altro. Che animali. Ma no, sì.
Non c'è niente da poter fare se non usare quell'oggetto che ho comprato su Dota 2, a quanto pare. Beh, almeno quello. Però devi comprarti Dota 2. No, è gratis. Cioè, io ho pagato. È come se avessi pagato 20 euro per giocare un gioco gratis. Santa di una madre. Ma scusa un attimo, ma tu ci hai collegato PayPal? No, non ci ho collegato nulla. Avevo 20 euro di saldo da 2 anni, tipo, su Steam. Ah, vedi. E volevo rimanere lì. Che coincidenza, non mi avevi fatto vedere ieri la skin che ti sei preso su Dota 2. No, non, è tipo un martello, che non ho visto che è un braccio. Il martello del Trionfo 95. Vedo che hai capito subito, Sì. Perché noi intendiamo. Ho tirato a indovinare, perché quello è... Come si fa a vedere? Dota 2. Dota 2 martello che ha rubato Tarlo, scrivi. Ho fatto qualcosa di sbagliato, non vedo più nulla. Ecco qua, hai venduto i tuoi dati alla visualizza. Nossa. Come, ciao Triumph, buonasera. Come dovrei vedere cosa ho comprato? Non so nemmeno come si compra le cose su Steam. Cioè, vedi? No, vabbè, no, ma non è possibile. Mi dispiace, GG. E mo non me li vogliono ridare i 20 euro. Io so anche l'account di quello, un account fake creato giusto per truffare me. Solo te? Solo me. Cazzo, cioè io ho avuto 20, 32 euro su Kinguin per un anno intero. E Kinguin sembra veramente protetto con la carta da gabinetto. Esatto. E non è mai successo niente. Pensate, ma perché Steam... Poi nello stesso giorno ti hanno pure buttato Instagram. È vero, mi hanno pure buttato Instagram lo stesso giorno. Ho aperto Instagram ieri sera e avevo 100 follow a pagine che non conoscevo. Ma come? Ma quale? Quello privato o quello RGG2? Quello privato. Ah, ok. Quindi mi sono messo lì a togliere questi 100 follow in più. E devi anche modificarti tutte le password, magari. Non l'ho modificata all'inizio, ho tolto solo i 20. Perché anche lì non c'è nessun accesso al mio profilo. Ma questa cosa è incredibile, non c'è nessun accesso. Cioè, non ha senso, veramente, io oppure sulle mail ogni volta devo veramente... L'ho cambiata a Santiago la password, Vale. Santa di una madre. Cioè, io veramente mi devo mettere d'impegno per entrare nei miei account. Ma anch'io. Non capisco come fanno a entrare... È scritto Lundini e ti hanno hackerato. Tutto ok? Che sia Lundini? Hai scritto a Lundini? Sì, ho scritto a Lundini di venire in live a essere intervistato. Non mi ha risposto. Ah, vabbè, però... Ci ho provato. Ah, dicono in chat, effettivamente, magari sei sonnambulo e l'hai fatto tu questi acquisti. Cioè, ma no, era alle 2.36 l'acquisto, di pomeriggio. Io alle 2.36 stavo o giocando a LoL o studiando, non mi ricordo, però stavo facendo altro. Se ti dimentichi la di Google, infine, non lo ricorderai mai più. Ma hanno anche fatto Google una volta, tipo l'anno scorso. Ma com'è possibile? Ma è impossibile Google. Ma è stato stranissimo, perché sono entrati con il solo scopo di attivare una campagna pubblicitaria per rubarmi i soldi, tipo. Però io non ho mai nessuna carta collegata a nulla per questa, proprio per questa evenienza. Esatto. Informativa della privacy. Buonasera. Ciao. Ecco, vedi, tra l'altro stavamo proprio parlando di quello. Esatto. Ah, stavate proprio parlando di quello. Sì. Buonasera ragazzi, vi ho zittiti? Scusate. No, sì. Io non vedevo l'ora di questo momento. Io ho ballato. Sapete anch'io già come va stasera? Malissimo. Stiamo già godendo. Io e la mia bandiera della Sardegna. Salutiamo gli amici della Sardegna. Ciao Sardi. E perché no? Anche le sardine, gli amici sordi. E anche gli amici dell'Abruzzo. Vero, che l'Abruzzo un paese che tutti amiamo e ricordiamo per gli arrosticini o le rustelle, come le chiamano loro. È vero. Le chiamano diversamente. Sì, tra l'altro, mi raccomando, seguite gli arrosticini e fate la sub. A no, siete all'Abruzzo e fate la sub ad Abruzzo. C'è l'Abruzzo su Twitch? Sì, proprio tutto proprio il canale ufficiale della Regione Abruzzo. Regione Abruzzo Twitch, ok. Mi raccomando. Ciao Shax, benvenuto. Oggi ben ritrovato, stiamo parlando dell'Abruzzo. Va tutto bene a me? Ma un secondo fa stavamo parlando della Sardegna. Della privacy e della Sardegna. E c'è Fagiolini e Ergege. Ciao Enimpi. Ciao a chiunque tu sia. E ciao anche a voi, ecco. E ciao, sì è vero, ciao anche a noi. Io vi odio, perché è vero che Nelle è dell'Abruzzo, tra l'altro. Non prendete in giro l'Abruzzo. Per non l'Abruzzo l'abbiamo preso in giro, no, nessuno prende in giro l'Abruzzo, assolutamente.
Tra l'altro facciamo un bel so al caro Faggi, no? Seguite pure lui come se avessi fatto il so. Non perché vi prezzo, tu non sai fare i cosi. Se nella mia chat fate punto scanati multi. Ciao Sirino, buonasera, buonasera a tutti, ecco. Quanto siete stupendi tutti quanti. Sì, tra l'altro hanno fatto il so a chiunque, ma anche a Abruzzo sul Twitch. Sì. Abruzzo sul Twitch si chiama la cosa dell'Abruzzo? E poi Sardegna, esatto. Sardegna. E poi vabbè anche Ergege e Tarlo Grigio. Sì, sì. Sardegna qua. Come si chiama su Twitch? Sardegna. Filippo, mentre... no, Filippo Sardegna. Filippo Sar... Non lo conosco. Sì, sì, esiste davvero. Aspetta un attimo, vediamo se esiste. Sì. Abruzzo. Tanto Abruzzo si scrive con una B per chi non lo sapesse. Cugino di R. Abruzzo! Sì. Abruzzo! Oggi giochiamo. Ciao, buonasera. Giochiamo a Lethal Company Fantasy, però. Io sono abbastanza sicuro che Abruzzo sia un D. No, è Abruzzo, no, una Abruzzo B. Sennò era Abruzzo. Perché io sono quando si scrive con una B, no, Tarlo? Sei abruzzese? Se sei abruzzese lo scrivi con due, vedi? Ma perché io ho il nonno abruzzese? Non è chi vero. Non ha un nonno abruzzese? È vero, tutti io ne ho due, pensa. Due abruzzesi direttamente? Tutti da parte di papà, tra l'altro. Davvero? Cioè, mio padre aveva due padri e una madre. Okay. Ma quante storie c'ha tuo padre? Incredibile. No, questa non è vero. Poi suo padre è pirata. Mio padre non è un pirata. Questa cosa da dove è uscita? È andata anche nelle altre chat questa cosa. Non è vero. Tuo padre mi pare sia stato tra l'altro tra i primi arrivati sulla Luna, Tarlo, no? Mio padre ha creato la Luna. Il libro più sexy. E tuo padre ha creato la Luna? Sì, sì, sì. Ah. Il libro da cui è tratta la Luna vera. Non vorrei disturbarvi. Prego. Però volevo sapere... oggi giocheremo insieme a Elden Ring, giusto? Esattamente. E volevo sapere cosa comporta giocare insieme. Cioè io posso andare avanti nella mia storia, posso livellare col mio personaggio, oppure è semplicemente una perdita di tempo, come direbbero in Abruzzo. Allora, livella il tuo PG livella. Sì. Mm. Non vai avanti nel tuo mondo però. Quindi non lo, a meno che non ci ospiti tu. No, cioè in realtà puoi andare avanti nel pretesa. Tuo mondo, Posso andare avanti nel puoi mio mondo. Puoi anche andare attenzione. Avanti nel tuo mondo, cioè noi verremo evocati nel mondo di Tarlo, però se poi tu giovedì prossimo vuoi fare live da solo, hai comunque il tuo mondo che è il tuo, è separato da quello che è inattaccato dalla nostra... Esatto. Ma usate la mod? Sì, penso di sì. Sì, sì, siamo la mod. Usiamo la mod? Sì, l'abbiamo fatto fare GG 10 anni fa. Ti ricordi Tarlo che abbiamo passato un pomeriggio a farti settare le cose? È vero, che io non capivo. Premi X, ma che significa? Ma cos'era X? Devo fare lo speed? E urlavo così, perché GG è piccolo, io sono più grande, quindi ci compensiamo così. Che novità, vi prezzo, devi stare zitto o ti bacerò. Scusate, non volevo fare non volevo sgridarvi davanti a tutti. Vergogna. Comunque. Sì? Sì, quindi questo, Faggio. Ok, molto chiaro, grazie mille. Un saluto. Non avevo letto, Faggio, dove siete sì, amici. ti sento sempre. Un saluto a Kojima Productions. Ciao, okay. Kojima. Hanno regalato un abbonamento a Kojima Productions. Ah, ok, grazie. Ok. La seamless USA dei salvataggi diversi dal gioco normale non sono compatibili. Ah, ok, è vero. Bene, quindi è una perdita di tempo. Però noi... No, diciamo, il tuo personaggio livella comunque. Perché l'importante è divertirsi. Esatto, quello volevo arrivare a quel punto lì. Volevo stressare questo punto. Cioè la no, aspetta, è vero, però ti devi passare i salvataggi dal gioco. L'abbiamo già fatto, Tarlo, non ti preoccupare. Perfetto. Ciao, non ti preoccupare, Delpi. Ci occupati di No, perché... Delpi era preoccupatissimo per questa questione, quindi era una problema. No, ragazzi, tutti i salvataggi rimarranno non è vero che lo sapevi, secondo me. Ma si può regalare un abbonamento a uno mentre in live? Sì, a quanto pare sì, ti hanno appena regalato un abbonamento, Tarlo, grazie. Grazie, ragazzi, infatti mi sento più abbonato. Wow, questa sì che è un abbonamento. È tipo una pozione su Elden Ring, no? Sì, mi sì, pare. Sì, mi ha... Io intanto lo avvio, se non vi dispiace, ecco. Sì, avviamolo, che tra l'altro dobbiamo avviarlo... Insieme, contemporaneamente. Sì. Da Elden Ring, COP, non Elden Ring, quello con la signorina... Sì, devi avviare la mod, sì. Esatto. Abbiamo sai che non la devi mod, aprirlo da Steam? Con la mod. No, lo so, c'è proprio una cosa a parte. Vabbè, spero che sia tutto legale questa cosa, sì, giusto? Sì.
È illegale giusto in 37 stati su 5. americani, esatto. Sì. Il Texas è illegale. Texas Hold'em. Si vede tutto, Allora, dici? io ve lo dico. Sì. Dimmi. La mia bravura in questo gioco è pari a 7. No. Ma 7 intendi... come... Guarda, io ho 7 in fede, io. Davvero? Sì. È No, io un po' di poco. più, credo. Allora, aspetta che cambio anche la scena. Io continuo. Scema. No, Allora io non faccio fare, continuo. Sì, continua. Adesso Sì, dovresti seguite Faggio. trovarti Grazie mille per la presentazione a Fagiolini e grazie per nell'inventario gli ragazzi, oggetti presentatemi. nuovi. Presentatemi. Eccomi qua. Nella Aspetta vita non che mi presento mai non a si vede un nessuno. cazzo di nulla. La webcam perché è nascosta, madre santa? Ah, perché c'ho... Ok, niente. Ora C'avevo... si Niente. vede. Fate finta di niente, ragazzi. Continuiamo. Ok, 7 allora. denari, ciao Fra. Allora, Faggio, Ma 7 su tu 100? Sì. Ok, allora, continua. Aspetta, nell'inventario troverai... ancora non sono andato... Oh, ho Ma intanto fatto devo tra l'altro spiegare a Faggio punti. come si fa. Ok. Tiny Nell'inventario c'è un Grid oggetto che si chiama Effigie di Malenia. Sì, Effigy me of l'hanno appena dato. Malenia. Esatto, Mi hanno dato un cofano di roba, sì. tu devi usare l'Effigy of Malenia. Solo dopo che Tarlo ci dice che possiamo usarla. Ok, nel frattempo sto fermo, non mi muovo. Ok. Tra l'altro non so se nella mia zona ci sono i ricchi e i poveri. Spieghiamo anche la lore del contesto dove ci troviamo. Certo, Cos'è? allora, praticamente, Papa Voi come si chiamano Francesco, i vostri personaggi? Esatto, noi siamo Fra Martino e Fra Giacomo. io non mi ricordo quale dei Nemmeno, due... aspetta, dico subito. Ok. Ma vedi, il nastro Io sono isolante Fra sulla webcam? Giacomo e Tarlo è Fra Ok. Martino. Esatto, Allora, esatto, campanaro tra l'altro. Papa Francesco è Ok. stato recentemente rapito. Ok. Allora, noi di Striscia abbiamo pensato di camuffarci da frati, fingere di essere di frati e iniziare un servizio di inchiesta in cui andiamo alla ricerca di Papa Francesco, girando per Beh, l'Italia. Io sono molto fiero di te che hai studiato la lore di Striscia comunque. non ho studiato la loro di Striscia. Io Ottimo. non ho mai visto Come fai a sapere? Striscia e interpreto Ezio Greggio. Tarlo ha Io, visto qualcosina. Ecco Frangul, no, ciao. Tanto non mi ricordo più i tasti, io lo sapevo. Questo qua. qua. Quindi non siete Vittorio e Jimmy, chiedono. No, 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 Vittorio e siamo. Jimmy erano della scorsa stagione, ragazzi. Se avesse seguito tutte le stagioni dello show, avreste capito anche questo passaggio ad altri nomi, ecco. Allora, purtroppo il mio PG non è fede based. Ok, Sta no, cominciando a tranquillo, piovere. tranquillo. Io, noi siamo allora. Allora, quindi, prima di tutto, Siete come ben allora. sappiamo, Allora, tu devi... andiamo su inventario e Sì? prendiamo la Tiny Great Pot. Sì, Questo è esatto. quello che devi fare tu. Sì. Esatto. Quando ci dice Bisogna... Bazinga, noi possiamo entrare. Bazinga? Hai detto, posso entrare? Sì. Ok. Perfetto, adesso usa l'Effigy of Malenia e puoi entrare nel mondo di Darlo. Eccoci qua. Devo usarla adesso, ragazzi. Sì, Mi puoi sono usarla. distratto perché c'era una. Allora, quindi inventario. Siamo messi bene. Devo. Papalus! Dove si trova? Nella. In fondo, no, nella prima cosa in fondo. È una Sì, stanza, tipo. Prima andando a esatto, destra. vai nella... No, Talismani. No. nella prima, Vander proprio fra nella prima. Nella Giacomo. prima pagina in basso. Tarlo, vieni a flexare con me. Che stai Nella prima combinando? pagina, quindi la pagina degli oggetti essenziali. Sì. Sì, In inventario. strumenti, Nell'elenco, esatto. esatto, in fondo, in Ah, basso. ok, ecco, in Sotto, fondo al sotto, mare. sotto le anime. E quale devo usare? L'Effigy of Malenia. È una Ok. ballerina La vintage. uso. Sì. Join another player as a wanderer. Eh? As a Sì. wanderer. Ce la faccio, ragazzi. As a As a ragazzi, wanderer. sono Ma pessimo adesso nel spawna capire da queste. noi o dove è nato Qua da noi, lui? qua da noi. Anzi, ma qualcuno di voi sta accusando nella sua vita un problema del tipo che si L'hanno. sente molto più stupido del normale? Ma Ma siete che proprio dei bello! frati! Ma Hai visto? siete Ma tu sei bellissimi! incredibile, scusami, guarda No, noi. ma Tra voi l'altro, a parte che hai i miei siete. capelli, vabbè. Ora che mi fai notare, hai proprio i miei capelli. Blu Sì, sono dietro. Ah, capelli. io sto giocando seriamente, voi no. Certo che stiamo giocando seriamente, però Sì, se noti. guarda che Però, potenza. cioè, voi fin troppo, volevo dire. Ma no, io non vedo.
Vedo che non avete una spada. Perché noi prima di tutto flexiamo, vedi? Siamo in posa da muscoli. Guarda che ore sono. Aspetta, vedi? Sono le 5. Vedi, Gege, da te sono uguale. Aspetta, porca miseria, ragazzi, mi è caduto qualcosa. Fa vedere il tuo orologio. Aspetta che devo raccogliere la monetina. È caduto l'orologio, guarda. Sono dei mimi. Ohia! Hai visto? Ok, mi allora adesso riposiamo. Che bello. Ok, allora, quindi... quindi eccoci qua. Ok. Ok. E mo? Ma dove siamo? Noi siamo vicino... mi pare eravamo vicino Roma, no? Gesù, ma... vicino Roma, sì, dovevamo andare più sopra per andare proprio a Roma, Roma Nord. Dobbiamo andare ancora al castello. Il castello ardente? Esatto, ovviamente, essendo di Roma, sì, esatto, è tutto con la R. Il castello de fuoco. Il castello dove si sono sposati Irari e Totti. Il pupone era Verina. Sono diventato mezzo giapponese. Adesso se andiamo a sinistra... No, allora non sono più avanti, non penso siete più avanti. A parte che poi... No, no, assolutamente. Faccio, abbiamo ucciso solo il primo boss. A fatica. Con molta fatica. Quindi se vuoi possiamo uccidere... Ma quella è la spada di Gatsu. È la spada di cazzi. Cosa c'è scritto Aspetta che ti dico. C'è scritto, se non sbaglio... C'è scritto, per Roma tutto a destra. Ecco. Questo è l'obelisco? L'obelisco di Roma, sì, le... la colonna traiana. La colonna traiana, solo una. Luca Abete, possiamo vedere la tua faccia, per favore? Luca Abete? Come? Luca Abete, possiamo vedere la tua faccia? Perché c'è Ezio Greggio, Enzino Iacchetti, ma... Luca Abete Sì, ve la faccio vedere. Un attimo che devo capire come si fa, tolgo l'equipaggio mensus. Obelisco del tiranno. Ecco. Ma sei tu? È Luca Abete perché c'ha un abete sulla fronte, come... Sì. Tecnicamente sì. A parte che sembra anche un po' Pitbull. No, il dicono Pitbull tutti, è un cane. Non è così. È no, proprio Pitbull, Luca Abete. Il cantante. Il countdown. Il countdown. It's a fire. Basta. Allora, adesso ci metto un cappello. Ma voi vedete scritto ospite di dita, sì. Luca Abete. Sì. Sì, ospite di dita. Che è un po'... Ma noi di Roma ci piace così. Ma non era però, era un romanaccio un po' contenuto. No, è perché è Roma Nord. Differenza, okay. Roma Sud, Roma Nord. Allora, noi dobbiamo ancora esplorare il castello, Tarlo. È vero, stavamo ancora... Il cappello perché... Allora, andiamo con la Grazia, palata, per piacere. Andiamo alla Grazia, quella del cappello. Margit. Sappiamo se sarebbe successo. Allora, io seguo voi, vi prego, voglio essere proprio babysitterato. Okay. Va bene, Margit, il presagio implacabile. Sì. Anche se tecnicamente, secondo me, sono più forte di voi. Che devo sì, fare? Apri la mappa e andiamo da Margit il precario. Dove è? Scusate. Sulla sinistra. La Grazia più sinistra che c'è. Sinistra. Sì. La sinistra dove sta il castello. Ah, il presagio implacabile. Sì. Lui tra l'altro il precario perché non gli hanno... Non lo hanno rifatto il contratto. Lui si è ripreso... adesso stava con un po' i soldi che gli stavano dando. Stava sotto un ponte. Stiamo provando ad andare, si è arrabbiato. C'è stata una piccola colluttazione. Con il mio Luca abbiamo fatto un'inchiesta proprio lì su questo precariato che era dovuto appunto all'illegalità. Esatto. Prendevano la Naspi, tra l'altro, loro. Sì, sì. Noi Valentina Naspi, una famosa. D'altro avevamo anche collaborato con Giacomino Pirozzi, mi pare. Giacomino Pirozzi, Giacomino Pirozzi, quello, sì, era un inviato mafioso. Sì, sì. Esatto. Allora, noi abbiamo detto, se andiamo sabato... questo qua avanti... come vedi, è San Pietro, no? Stiamo andando sì, a sì, capire chi era abitato. No, ragazzi, è crashato tutto. No, sei qua. No, sta camminando sul posto, effettivamente. No, è qui davanti. Hanno crashato. No. Ma io lo vedo. Tra l'altro, ve lo volevo appunto dire, io crasho spesso. Non ti preoccupare. Cioè, più del dovuto. No, una volta. Gege, a me sta camminando all'infinito un tapirulan davanti sì, a questa... no, invece a me è andato lì davanti tantissimo. Comunque, come se questa è una missione voluta da Dio, quindi forse è la volontà di Dio che ti fa crashare, ecco. Ah, è vero, può darsi, perché devi... devo fare due Ave Maria. Vive in un castello. Questo qua è San Pietro. Allora, cos'è stata questa cosa? Perché dentro ci sono i famosi tre re arrabbiatissimi.
Sì. Che loro, se non sbaglio, volano. No, vabbè. E si chiamano Volo. Volo. Si chiamano Gianluca, Marco, Gabriele. E Pierino. Ma sono tuoi amici? No, no, sono il Volo. Sono amici tuoi. Sono... No, sono, non sono amici miei di internet, esistono davvero, te lo giuro. Sono il Volo che si è impossessato di questa, di questo castello. Ragazzi, Bleeding, faccio di nuovo la stessa roba? Mesi. Esatto. Sì, sì, stessa roba. Quindi grazie, sempre Bleeding, figlio bello di Malania. Esatto. Hefge of Malania. Ma questa è la streaming del Volo, ragazzi. Scusate, non so se ve ne avete accorto. Guarda che cantano dentro il castello, ma non lo so. Comunque, ragazzi, uscite! Una canzone di Helldive, di Helldivers 2 questa qua. Eccoci! Dimmi chi sei, esatto. Eccoci! Andiamo, ragazzi, andiamo andare, a combattere, sì, questi... Andiamo a, bussare, di non crash. Andiamo a bussare alle porte di San Pietro, ecco. Vai, vai tu, Gege. Oh. Ah, guarda, una grazia. Dai, mi siedo un pochino. No, ho sbagliato. Ah, l'attivo! Sedetevi pure, vi offro. Volete qualcosa? Un caffettino? Ma se lo hai, sì, guarda. No, no, era, me, era a noi che sono entrato persone su Discord. Prego, prendete, prendete. Io vado qui sotto a prendere il vino. Ragazzi, c'è il cancello io, chiuso. Non so, eh? Io seguo, io mi sento un ospite, quindi non so che fare. Rimedio del dito torto evocatore, meno male, dai. Io qua già c'è stato. Questo già fatto varie inchieste. Ah, tu, okay, c'era una villa comunale... Dove le persone facevano cose sessuali. Ah, vedi, era qui senza dentro. Permesso. Ok, ok. Infatti, sì, bisogna. Sì. Proviamo a bussare, dai, andiamo. Ah, qui c'è un tizio. Lo devo ammazzare? No, no. No, è amico, è amichevole. Allora, noi possiamo scegliere. Se vogliamo farci aprire. Scusate, ho rotto il tavolo. Vogliamo farci aprire il portone e andare in questa direzione? No, oppure fare tutto il giro di lato per entrare dal lato? Facciamo il giro qua. Oh, no, signore, si stia zitto. Questo c'è parla da dire un attimo, forse... parla un attimo. Sì, sì, digli che facciamo il giro lungo. Guardi, facciamo il giro lungo. Lei tratto, questo ha dato una terribile cervicale. Grazie a Frankie Pop. E lui è così oggi. Ecco. 11 mesi di paternità senza essere padre. Ma io sono tuo padre. Ha rotto il tavolo come Jerry. Quindi chi ha detto il signor che dobbiamo Maggiore andare da questo Donny buco signore, nel muro? Signore, buonasera! Dai. Allora, adesso dovete stare attentissimi qui, eh? Nel buco nell'uno? Nell'uno, Italia. Non ci hanno pagato comunque per fare parkour, eh? No, è vero, infatti. Parlerò io chiederò poi Mediaset. Chiederò un aumento dopo, se posso. C'è un punto interrogativo lì. Dove? No, no, chiedevo in chat. Oddio! Sono incredibili, la c'è la tassone incredibile. Dove è finito? Arrivo, ragazzi! Martino. Sì, non c'è un uccello, ragazzi! Oh no, vi salvo io! Scusate, è che qui tra l'altro ci sono. Sì. Oh, ci no. Sono dei tizi che allevano gli uccelli per rubare i portafogli. No! Ma più che altro sì. A me sembra che li allevano per ammazzare i portafogli. Ma no, è perché. Se provi a difenderti, ti tagliano le mani. È così. Sì, e non sono un po' cattivi, ecco. Sì. Scusate il termine. No, allevamenti di. Uccelli allevamenti intenzionali illegali. Sì. Allevamenti intenzionali sono questi. Guarda. Sono tutti cioè, intensivi, volevo sì, dire, no, sono scusate. Tutti tesi, agitati un pochino, infatti che poi si arrabbiano subito. Esatto. Ma allora... se giriamo di qua non è successo nulla, vi ho fatto vedere un po' qui la torre. Un po' come la sì, la situazione ci stiamo ambientando. C'è un'altra grazia, grazianda addio. L'ho sentita, ma è non là davanti, tanto dove ce l'ho vista, non l'ho proprio lì. Arrivo, faccio un jump. Si vedeva. Dai. In questa zona me la ricordo. Allora, questa scalinata esatto. È molto simpatica. No. Sono... Li allevano per fare acquisti su Steam sull'account di Gege. No, non ragazzi, di nuovo. Ragazzi, benvenuti. Perché nella l'account casa, di questa Gege è mi stato rubato 20 euro. Faggio. Ragazzi, state attenti 20... a quello. Sì. Adesso ci penso io. Guardate, siete popolo pronti. Di guardate. Striscia. Ah! Ma che guardiamo che non ci arriva. Che fatto? Non ci è arrivato. Perdonatemi, non pensavo. Ci provo io, aspettate. Io comunque sono un mago, non so voi. Sei anche tu mago? Sì, lui è il mago, quello vero che volevamo fare all'inizio. Mago Silvia! Vai! Ecco, perfetto, bravo. Meno male, ragazzi, col potere della magia e delle molotovs abbiamo vinto. Qua c'è un signore che guarda l'angolo, eh? Che fa? Ci sono altri bastardi. Una rune hours.
Guarda qui, guarda qui. Allevamento estremo! Pepem! Madonna, non respirano proprio. Bene. Dove andiamo? Okay. Sopra o sotto? Grande scotto. Sopra, sopra, guardate qua. Bomba Maradona! Come dove tutto è iniziato? Bomba Maradona! Oh, mamma santa! Attento che qua scoprate tutto. No, non scopate! Le bombe di Maradona! Vabbè, ragazzi. Ci penso io! Pasint! Pasint... Sin... Madonna, meno male, ragazzi, meno male. Qui c'è una porta, ragazzi, che c'è qui di? Dov'è? Si apra! Hai usato la chiave a Ruggi Knights! Non so perché la tenevo. Meno male. È perché tu sì, se lo so perché. Cioè, nel senso, tu l'hai dal tuo già mondo. Ci sono stato. Esatto. Okay. Allora poi vi apro tutte le porte. Tutte le porte. Andate meno a male, sinistra, ragazzi. Andate qui. Ok, vado a sinistra, non ti preoccupare. Mo sicuramente ci muoio qua. Io qui ci morivo sempre, mi ricordo. Andate a sinistra. Ah! Pensavi, mio caro, meno male sono di Foggia e queste cose. È bello che si gode il sapere il gioco per farci spaventare. Sì, è l'unica cosa che mi ricordo. Ah! Penso. No, Gege, attenzione, c'è un inviato che si è fatto male, mi sa. Ragazzi, non è norma questo pontile. Signor Luca Abete, mi sa che Gege è caduto. Dov'è? Paterno Dugnano! È caduto l'altro uomo. Ma perché è arrivato ci un penso signore io, qui? Gege! Ah! Ah. Ma fate voi, fate Vobis. Meno male che c'ero io, ragazzi. Grazie. Facciamo, scendiamo. Grasso incendiario, vabbè, ma stiamo attenti. Dove devo andare, ragazzi? Non è un'offesa. Sopra. Io sono sotto di voi, non so come risalire. Andiamo sotto. Ritorniamo sotto. Ciao. Andiamo sotto. C'è una porta qui, vedi, ecco, mi ricordo, sì. Apri tutto. Apri, facciamo passare un po' d'aria che... Oh, mamma! Ti è bloccato, è crashato qualcuno di nuovo. Qualcuno ci ha chiuso la carta. Non è crashato. È un simpatico eventino, ecco. Oh, madre santa, chi è questo? Ci penso io, ragazzi, non vi preoccupate. A me. Facciamo come su Dragon Ball, lascio combattere solo uno. Mods my destiny! Scusate, io mi spavento così, non volevo disturbare. Faccio un po' di luce, se non vi dispiace. Te, backstabs! Ostia. Ragazzi, mi ha preso le palle. No, tutto, ma non le palle. Aia. Vedi che è morto, vedi? Ma si è frizzato? No, sono morto. No, è che deve caricare Tarlo che è morto, tipo. Tarlo, se muori tu, moriamo tutti. Davvero? Tarlo, che è successo? Sono Tarlo, morto? Non ti permettere mai più di morire, così. No, non moriamo tutti. No, questo fischia! Scusa, io sono tornato a casa mia. Scusate, Tarlo, che hai combinato? E sono morto. No, no, hai fatto qualcos'altro. No, ti giuro, sono solo morto. Di nuovo. Sono da solo? Eh sì, ci hai cacciato. Ah no, sono crashato, perdonate. Ah, vedi? Sono tutte anime che mi tornano queste. Sei crashato, quindi. Vedi, anche tu, allora non sono il solo e unico. Tratto non mi dava... Allora, vabbè, riusate il coso. C'è stato qualcuno prima, no? L'hai usato tu il tuo? Open your world a waterness? Sì. A waterness? La waterness. In noi inizia a ammazzare gli altri. Ufficiale è crashato, giusto? Possiamo dirlo, possiamo scrivere. Possiamo dire sì, che è colpa sua. È colpa sua. Tarlo, è sottato. Oh, le vuvuzelas, no! Paterno Dugnano! Paterno Dugnano! È ufficiale. Quindi dici quando entrare. Potete entrare. C'è la cosa diventa cattiva. Allora. Noi stiamo salendo. Non mi fa entrare, porca non mi sa ne importa. Non andare verso quella porta. Giacomo, chi ha fatto questa mod aveva dei problemi con la programmazione. Io ti giuro che non è mai crashato da quando. Non è vero, è tanto, ho perso live. Tutte le anime prima. Mi sei neanche a me fa entrare. E io ho riavviato il gioco. Ciao, Grim. Mi stai dicendo che devo autocrashare per rientrare. No, potete rientrare. Non ci fa rientrare. Mi sa che neanche. Locca all'occhio, World New Wilderness. No, allora, Tarlo. 4. L'hai riavviato il gioco dopo essere crashato, Tarlo? No. Riavvialo per sicurezza, facciamo così. Ok. Ragazzi, il mio bicchiere è vuoto. Ah, cazzo, pure io c'ho. Scusa, sete. Non posso tornare qualcosa? Al desktop. Fai il TF4. Volevo un po' d'acqua, ma non c'è. No, non puoi tornare, aspetta, non fare nulla. Devi usare la nebbia. Sapete, da notare la bandiera della Sardegna si vede anche adesso che sono nella miniatures. Arrivo, abbiamo fatto. E la paparella. Forse, non la mi paparella. Sta avviando a me. Solo per voi. Oh no, pure a me non si riavvia. Ok, ora stai riavviando. Adesso siamo Sardegna friendly. Ok.
Puoi avermi questa passione per la Sardegna? No, io ho la passione per tutte le culture. Ok. La mi avvicino ogni anno della mia vita, mi avvicino a una cultura. Okay. La mia terza preferita è quella romanesca. Okay. Ok. La seconda è quella abruzzese per ora. E la prima? Ok, ok. La prima è quella, adesso è la Sardegna, quella sarda. Famosa. Ciao Giussi. Ma quindi scusate, devo rientrare? Io ho provato a riavviare il gioco, adesso vedrò quando arriverà a farlo. Anch'io ho riavviato, adesso vi dico. Nel frattempo giocherò a Pokémon Smeraldo. Non è vero, non puoi farlo. Te lo Ciao, io sono Sardo. Se volete sapere cose sulla Sardegna, sono di persona che potrebbe aiutarvi. Vedi? Vedi, possiamo fare una live tutta Sardegna. Dai! Tutta allora... Una sarda live. Intervistiamo una persona su Elden Ring. Troviamo un giocatore. Usa Open Your World to Wardeners. Sì. Potete venire. Join Wonin. Ok. Due uomini e una gamba. State tranquilli, non bannate nessuno. Nothing interesting. Stasera quando sono entrato in live, quindi con voi, almeno mi capita... in generale, cioè io esco da un mondo e rientro in un altro, cioè come, tipo come se passassi un portale. Un momento fa ero alle prese con la disorganizzazione lavorativa e il mondo di la schifezza del mondo di merda dove vive, qua entro in un altro mondo che comunque ha i suoi problemi, sì, ma comunque completamente diverso, tipo i problemi che però non sono neanche minimamente paragonabili a quelli che abbiamo, diciamo, tipo il problema di reali. Quelli reali, chiamiamoli reali, ma anche se forse sono le cose più finte. Più che finte della vita, bravo. Tipo essere vittime, no, di magari un lavoro per il quale diciamo non riesci, non per colpa tua, ma non riesci a dare un contributo tangibile. Cioè, okay. Le cose vanno una merda, non tanto per colpa tua, ma perché il complesso si è organizzato male, eccetera. Quindi poi si finisce tutti nel calderone della cacca. È un po' la metafora della vita e anche di questo gioco, ma meno male, qui siamo fra colleghi che si vogliono bene. Puoi entrare quando vuoi nel frattempo. E intanto proviamo ad entrare in questo portale. In quest'altro portale, non metaforico, ma effettivo. Esatto. Questa volta è poi effettivo. Sarebbe bello entrare in un portale dove il lavoro non esiste. Ma aiuto, c'è una pilar reale, un gatto intoppo l'elefante. Non manca quasi, più quasi, non manca più nessuno. Sono entrato, ragazzi, senza fare nulla. Eccola la quella di prima, ragazzi. Potere del pene. Ecco. Potere qua. Del Tiber. Ok, perfetto. Bene, mi sono Andiamo. Preso tutti i danni del mondo, devo riposare per la 40ª volta. Riposiamoci. Riposo. Una cosa? Riposo anch'io, perché un'aquila reale. Non manca più nessuno, mi sa, eh. Oh madre, stavo cadendo, ragazzi, visto. Meno male. Mamma mia, qua dobbiamo andare sneaky. Quindi l'obiettivo tutti. Hanno suonato il trombone. Ho depredato dei resti, ostia. Che è successo? Sono caduto, guarda i coglionazzi. Ma che fanno, cadono? Questi tirano i venti. Carlo, non morire di nuovo, per l'amor del cielo. Ti prego, non morire, fra Martino. Stavo già morendo. Bevo. Ma anche tu hai droppato la testa La testa gigante, sì. Ce l'ho anch'io, se poi facciamo i fratelli Zucca. I fratelli Zucconi? Zucca, oh, potere dei bimbi! Mi sa che non andremo molto avanti. Il potere del culone, hai Eccolo visto? Qua. Forse ce l'ho anch'io, quella Eccomi. Zucca. Non ce l'ho Eccolo io qua. La zucca, niente. Tu sei il fratello cazzo. Il fratello scemo. Attenzione che vi bombano qui. Madonna, che io sono fortissimo. Guardate qui, para pa 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 para pa 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 pa. Muori. Hai detto papà? Ho detto papà, papà, papà. Siamo troppo forti, siamo troppo forti, ragazzi. Oh, quell'uomo lì indietro cosa fa? Una gags. Guardalo, attento, Gege! Ah! Piano, ragazzi, non litigate. Mi ha fatto male, Carlo. Del potere. Ti salvo io, tranquillo. Cosa puoi spostare? Sì, oggi intervista dietro. Di gruppo, esatto. Oggi siamo il cast al completo di Striscia la Notizia. Siamo on, fotomossa. Si eran... Mi sono dimenticato era andato offline la live. Era andato offline la live, ragazzi. No, ha pensato il messaggio di prima quando sei crashato. Ah!
Ecco. No, perché mi ha detto Photon ben sì, due perché... volte, ma Cristo di un Dio. Perché prima che sei crashato... Ragazzi, c'è l'or cavaliere qui dello zodio. Stavolta ci penso io. Non ho fatto nulla. Aia! Mi ha quasi ucciso, ragazzi. Aia! Fermatelo. Mi lancio il fuoco. È possibile che devo fare il tanco? Mamma mia, guarda lì, guarda lì. Picchiamolo adesso! Ah no, Messner! No, sono morto. Ti salvo io, Messner! Non è vero, sono morto, non mi hai salvato. Calma, calma. No, sono morto pure io, è tutto nelle tue mani, Luca Abete! Ma mi sa di no. Aspetta, non mi ricordo cosa dovevo dire. Ma roba di un secondo, ma dai, che Luca Abete, tra l'altro. Siete morti tutti. Ti giuro, non siamo così deboli di solito. Invece sì. È vero, dobbiamo andare a salvare Luca Abete, corri. Ma quindi mo rimango qui, che faccio? No, 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 aspetta, arrivo. Arriviamo, ci siamo entrambi vivi adesso. Ah, ok, adesso apro i bauli. Niente, non c'era niente. Tarlo, mi siedo io, eh? Vai, siediti, io ti aspetto. Noi che abbiamo le maledizioni, Tarlo, ti sei dimenticato? Ah, già, per... Oh, madre, ti sei seduto e si è riattivato il cristiano! Oddio, ma sei pazzo, mi è uscito di nuovo il cavaliere davanti. Scusate, no! Che cazzo, oh, merda. Ah, ma santa madre, davanti. Ma perché sono così debole? Quindi se tu ti siedi... Se io mi siedo, respawna Berlusconi, ecco qua. Ok, respawna anche per me, quindi che sono... Sì. Cavaliere Berlusconi. Ti sei seduto sul cristiano, ehi, no? Oh, cristiano, malvoglio? Malvoglio? Mm. L'erba voglio non esiste neanche nel giardino del re, mio caro. Vi aspetto, amici. Vado sotto? Che... Non ho capito, no, vado sotto, c'è no? Sotto anche da vedere, però non ci sono stati. Vi ricordate quei tempi in cui ero scarso qui? Invece no. Camiseria, Tarlo, sono morto, forse? Slurp. Ti salvo io, spatapum, backstab. Sento degli spatapums. Ecco fatto. Anzi, vi porto il cavaliere Pier Silvio qui. Cavaliere Pier Silvio, arri dalla montagna, pam, papem, 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 ti dirò. Ragazzi, ho evocato un bandito scheletrico. No, lui no, presentare. Madonna, questo è un po' di destra. No. Oh, Dele madre, no. È di nuovo... Ma è ancora vivo lui? È un mio amico. Ragazzi, ci penso noi, io. Ragazzi. Sì, certo, certo. Ok. Ma è full vita di nuovo. Seguitelo su Twitch. Bandito scheletrico. Si sta là per i cazzi suoi, non fa niente. Ma non morite. Potere del sangue. Del fuoco volevo dire. Potere del fire. Basta. Potere del fires. Potere del fires. Potere del fires. Dio, potere bravi. Del fires. Potere del fires. Infuocando. Potere del fire. Non ho finito. Potere del fires. No, l'ultimo, che fastidio. Tu ti stai divertendo, tutto a posto. Grazie per essere venuto. Ragazzi, comunque. Ho l'armatura del cavaliere errante. No, vabbè, Ruggero dice... Cosa? Ruggero, Madonna, quanto è brutto questo tuo amico, scusa sì, te lo dico. No, vabbè, è lui che è brutto, non io. No, comunque, io lo so. No, comunque lui gli piace stare così anche un po' da solo, non fare niente. Okay. Vabbè, è di qua che dobbiamo andare, ragazzi. Andiamo di qua. Non fate quello che ho fatto io, ragazzi. No, infatti mi sembrava un po' strano. Siamo... Sei caduto, Gege? Sono caduto. Gege, sei caduto? In sì, mutande è caduto. Giuda santa. Ma aia. Dove siete adesso? Aia. No. Ha. Capisco dove siete. Padre. Ok, ce l'ho fatta. Dove siete, preti? Allora, siamo scesi al piano terra. Paderman! Paderman? L'uomo padre! Lui non ha i poteri che tutti i padri hanno, tipo aggiustare le lampadine. Sì, esatto. Questo così. Parla. Oh, tu, magnifico, che piacere vederti. Un piccolo premio, tenimi avanti, prendi. No, mi ha dato il pisello in mano, che palle. No, ragazzi. Ti ha messo le mani sotto le palle. È la, è la classica cosa che succede. Ecco qua, Artiglia Acuminator. Vabbè, questi sono i miei, ragazzi. Ah, ho bisogno della destra. Io sto cercando Tarlo. Intanto ho sbloccato gli artigli di Wolverine. Wolverine. Io mi faccio carriare Vicario, eh. Ah, Margherita Vicario. Ah. Vai, vai. Io mi sono messo gli artigli, sotto. Che schifo. Guarda come sono Wolverine.
Dove sono i nemici? Mi mancano i buff. Ragazzi, no, perso, più che altro mi mancano i buff nel senso tipo... Ah! Oh, ho visto Gigi cadere. Ma Gigi, ma la smetti di salire sopra e buttarti di proposito per divertimento? Un po' così, un po'... Il mio amico è tornato. Ma perché sei nello stesso buco? Ma non ho armi adesso. Ragazzi, vi porto io. Dai, io speravo di essere caricato da voi, invece mi tocca attivare quei 3 neuroni in più per stare... No, tranquilla, dai, Ian. Abbiamo sbagliato strada, ragazzi. Io stasera volevo spegnermi totalmente. Ma non è di qua, perché stiamo andando di qua? Non lo so, Faggio sta sbagliando. Io non sto sbagliando, io non sbaglio mai. Usciamo da qui, ho sbagliato. Che gag. Oh, ma qui dentro c'è un cesto... Ehi, ma qua ci sono le mie... Talismano della spada... Dritto, dritto. Dov'è il talismano della spada? Prossime reel su Margherita Vicario. Ci sta un botto. Tra Margherita Hack. Ma è una mia amica, tra l'altro. Salutiamola. Ciao, Margherita. Ciao. Chissà se adesso gli fischiano le orecchie. Chissà se tu mi penserai. Allora, ci sei, Faggio? Secondo te. Dobbiamo salire le scale. Dobbiamo salire le scale, saliamole. Ah, ma ragazzi, lo so io, dobbiamo andare da qua. Dove è andato? Ah, vabbè, sei andato. Qui, no, bisogna andare qui, davvero. No, dobbiamo andare qua. Nel bus. No, dove stiamo andando noi? Vieni. Dove ma siete? Giacomo chi è? Giacomo sono io. Ah. Ciao, Rikis. Non è qui, andiamo dritti. Come non è qui? Sì che è qui. No, non è qui. Sì che è qui, guarda. Ma dove cazzo siete? C'è l'amico di Faggio che è rimasto sta dentro la porta. Come stai, lascia Carlino? Ma amico. Ti dirò male. Lascia stare il mio amico. Ragazzi, lascialo, io sono uscito. No, abbastanza bene. Ma dove sei andato, dirti. Giacomo? Qua. Ma di qua non si va, andiamo di qua. Ma di qua c'è una strada. Ma è una strada che porta al nulla. Ma dove andate? Ragazzi, c'è un tizio che mi picchia. Non vi trovo più. Siamo sopra, nel sopretano. Ma è guarda più sopra, che io così non riesco. Ah! Fai passare. Anche tu sei abbastanza male, che bello. Stiamo tutti felici, devo dire. Oh, vedo della vita che si percuote. E ho ricevuto anche delle anime. Ammazzato qui. Oh, madre, ho distrutto una statua. Dove cazzo siete andati? Ah, morto, ecco. Anche questo. Devo cercare Fra Martino, aspetta. Mare, profumo di male, anche stavolta. Che paura. Respiro dei giorni. Ma dov'è Tarlo? Ragazzi, cosa succede, Tarlo? Stavo cadendo. Ma che stai facendo con il mio amico? Spam, come un capolavoro. È giù. Ma dove è andato? Oh, madre, c'è un altro. Eccolo, no! Lo vedo. Tarlo, guarda in alto. Lo sai che se non ti butti in game non muori in realtà. Non lo so che Tarlo, più che il multiplayer, sembra che te giochi con loro in sottofondo. Perché ti escludono? Perché non sono bravo a giocare. Non è vero, ti escludono di dire dove sei. No, perché mi lo stiamo aspettando. Mi sono perso, semplicemente. Sono in un buco. Mi sono perso, semplicemente. No, Tarlo, qua, dobbiamo andare di qua. Perso. No, ho ragione io. E se ne vado dall'altro lato. Questo qua me lo ricordo. Aspetta, vado a cercare Tarlo. Ma trovo sempre i morti che ho già ucciso. Tarlo. E poi comunque sicuramente mi perderò tante cose. Allora, adesso sono... impossibile giocarci. Adesso sono... Tarlo, guarda in alto. Guarda in alto la mano. Vai davanti a te, capitano. Adesso. Vai sempre dritto. Vai sempre dritto. Qui? A sinistra. Vedi quella porta sotto di te, vai lì. Mamma, allora lì fra me. A sinistra. No, scendi tu, Lì? Sì, lì, vai, sali. Oh. Ah, vedi, sì, stavamo pure prima qua, ragazzi. Ma prima ti ho detto, dobbiamo andare di questo, parte. Mi detto di no. Qui non c'è niente, andiamo via. Ce lo stiamo facendo salire inutilmente, dai. Ma di là c'è la stradina, no? C'è una stradina closed, andiamo di qua. Vieni. Oh, madre, mi sono cacato. Non ti cacare, vieni con me. Attento. No, non c'è bisogno, andiamo via. Ah, l'hai già ucciso. Vedi, qua è vero. Vedi che qui c'è una candela, ecco. No, vabbè. Ecco. Una candela. Candela che ha tanti significati. Tra cui... Ma noi non ce ne cureremo, andremo avanti. È l'effetto candela, così si chiama. Sì. Esatto, andiamo cari qui. Cari dal cielo come un capolavoro. Andiamo qui, saliamo queste a fare scalinate. L'audition per entrare nel volo come quarto membro. Io sono il quarto membro del volo, nel senso quarto pene. Questo qua lo batto io, non vi preoccupate. Attento che si cade giù qui, eh. Potere del potere! No, contro la colonna. Potere del potere! No, contro la Devo colonna. Su col mirtillo, potere scusate. Del Aia. Potere! Oh, madre, salta!
Vedi che anch'io so saltare. Scataplam. Hai scorreggiato. Scataplams. Porca muori. Gli do Scataplams. È morto, oh, è morto. Bravi. Power of powers. Dai, è morto. Ora Max Power. Era Bojangle. Era Mr. Bojangle. Comunque ricordiamo che morire in questo gioco non equivale a morire nella vita. È no, vero, è vero. Sì, per fortuna vero. Non siamo ancora a questo livello, ragazzi, perché il metaverso è solo un concetto. Il concetto è il fistalloni, tra l'altro. Vero. Anch'io sono andato al concetto di metaverso, è stato molto bello. Qui dobbiamo sederci, giusto? Sì, oh, santa madre. Oh, vedete santa... qui, fratelli Peruzzi. Fratelli Peruzzi, perché cambiamo nome ogni volta? Io mi siedo, incredibile, 3 contro 1 e stava vincendo lui. Aspetta, aumento... C'era anche regalato la sub. Nuovo livelli. Allora, io... Aumento il mio livello. Io tiro sulla fede, voi siete dai. Proprio slivellati. Io no, vado no, davanti posso... da solo. No, no dai, parte non ci orribile. Lasciare. No, adesso la fai da solo. No, la conosco a memoria, non vi preoccupate. Vedete, vai. Bisogna fare così. Dai. È morto, sbaglio. Ragazzi, non fate come ho fatto io, mi sa che... Vabbè, dai. No, non bisogna fare così, no, serviamo un'altra cosa. Non è venuta la notte. Quando arriva la notte... Dov'è Tarlo? No, non mettere la TV. No, sono scomparsi i mostri. Ah, perché non si sente tanto bene, per caso? No, eccomi, eccomi. Mi risiedo anch'io. Oh, madre! Date. Oh, madre! Oh, madre! Roberto, hai acceso la televisione o ho laggato? Non è possibile laggato. Che esista un nick del genere. Come si chiama? Mi puoi dire il nick? No, ragazzi, questa parte è terribile. Si può... Madonna! Barbutus Frigoban. Prego. Io prendo quello a destra. Va bene, io prendo quello a sinistra. A fascio, desfascio! Ah! C'è un po' di caos, ragazzi. Cari dal cielo come molto... un capolavoro. Lo capi minchio e... Ehi, baffo di minchia, becca di questo, babem. Bravissimi ragazzi, siamo in 3 e siamo bravi. Sì. Contro 2 uccellini. Cellacci del Managaurius. Guarda Tarlo. Guarda la schiena, che mi fa un massaggino? Vediamo. Guarda sotto qua cosa c'è. Non mi dire. Ah, qui si può andare, vero. Paderno Dugnano, lo sapevo. No, non ci voglio andare, però ho paura. Vuoi vedere come si fa? Vai. No, dai, ti prego, non ci andiamo. Qui è brutto. Secondo voi muoio? No, che non muori. No, no, qua non si muore. No, quello che voglio fare... No, quello che voglio fare... Ho capito cosa vuoi fare, vuoi fare questo? Lo facciamo insieme. Vai, facciamolo tutti e 3 insieme. Vieni, Faggio. Vai. Dobbiamo premere il rotondo. Questo non è Staten Island, è Brooklyn, in New York. 3-1, Sammy! Troppo! Ragazzi, vabbè, sono rimasto sopra, non ho fatto in tempo. Io sono vivo. Sono vivo. Lui è andato un po' troppo oltre, non so se... Ragazzi, Samir è il mio urlo di battaglia, nonché mio amico. Brightness. Eccomi qua, ritorno, sto arrivando, non vi preoccupate. Meno male che gli uccelli non risorgono. Vi aspetto qui, allora. Gigi è veramente un traditore, proprio quello che mi aspettavo. Tra l'altro c'ho un buff cattivo adesso. Eh sì. Non è che sono un traditore, che se ci traduco via e ti lanci mentre io sono ancora... Riduci rune acquisition, vabbè, no. Eccomi. Eccomi qua. Ce l'ho fatta, Tarlo. Eccomi. Eccoci qua. Da che lato si può scendere? No, non di qua. Vieni, Luca Beta, ti guidiamo noi. Mi sorprende sempre di più. Dove andiamo? Si può scendere di qua? Andiamo muro muro? Dobbiamo trovare io una... Non credo si possa andare. No, no, si può andare, me lo ricordo. Dobbiamo un trovare... Un puitiello dobbiamo trovare. Un puitiello. Proprio la parola. Ma che guardate... cercavo. Un posto dove appoggiarsi. Sì, io mi butterei qui. Vai. Ah, è vero che c'è il traliccio. Oh, vedi che c'è il traliccio. Andate piano, ragazzi, non mi fate cadere, eh. Spingilo. Alleluia, alleluia. Non c'è alleluia. La spingi mode. Qui ci si può buttare tranquilli. E anche qui ci si può buttare tranquillissimi. Vabbè, ragazzi, ma siamo due trasers. Ah, qui è facilissimo, ci si butta tranquillamente. Oddio. Ragazzi?
Buttati, che morbido. No, non credo, mi sa che siete morti. No, siamo vivi. Speravo che lo scoprisse per... si sarebbe caricato addosso forte. Io muoio 100% qui, ragazzi. Questo non è Staten Island, è Brooklyn, New York. Ragazzi, muoio lì. Non muori. No, vai, meniti, è morbido. Ci c'è una serie di rotoloni di carta igienica. Ma no, per quale motivo non sono morto, perdona? Perché questo qua tecnicamente dovevi cadere come un citrullo, non così. È scomparso. Niente, ecco, scomparuto. Qua mi si è frizzato tutto. No, ci sono. Oddio, questo qua era fortissimo. Questo qua è tipo uno nemico di Endgame, dei nemici più forti. Potere dei poteri. Potere di Grayskull. Potere della scuola grigia. Io così schivo i nemici. Non ah! Oh, madre, mi perdoni. Vai, aiutaci. Potere del culo. Paterno Dugnano. Questa è la mia località preferita. Aiuto. Se non avesse capito. Oh, che ha fatto le magie. Le magie del mago. Oddio, c'ha le cuccia, c'ha le cuccia. Il mago Silvano, il mago di Milano. Pam. Ma oh mio Dio, è un cavaliere del nozzo zodiaco che combatte per il coraggio della libertà. Oh mio che Dio, un cavaliere del nozzo zodiaco che combatte per la libertà. Sì, ma stai calmo, Carlo, cioè, tranquillo, non è che vinci se... Potere del Penedurius! In oh no, nome di Dio! Vai che ce la facciamo. È tutto di ferro anche dietro. Paterno Dario. Quaterna, oh, e perché madre. No? Una cinquina. Oh, potere da cinquina, di mortacci mia. Questa mano può essere vero, okay. E può essere piuma. Madre patria. È morto. Beh, in tre è stato facile. Ecco. Fra Martino è ormai è quasi andato. Ho finito l'acqua. Vorrei anche io quello che si prende Tarlo la sera. Probabilmente sono varie. Leggevo la notizia che c'è più droga nell'aria. Probabilmente la sniffa tutta lui. Ragazzi, questa si chiama depressione. La depressione inversa. Lavorando. No, penso esatto. Si chiami demenza senile, Tarlo. Quello è l'ultimo stadio. Ho regredito a scimmia nell'ultimo secondo. Tarlo, dobbiamo giocare. Non era un boss. Dobbiamo giocare a Warzone, Tarlo. Aspettatemi un attimo, una magia magica. Tarlo, vieni qui, dove sei? Dov'è? Che ci fai lì ancora? Mi avete sorpreso, nessun morto c'era. Oh madre, ma pensavo. Andiamo. Oh, c'è una Grace. Sì. No, non è vero, è una candela Grace normale. Oversee. Oh. Tarlo, se rotto in avanti non cadi, lo sai? Stiamo vicini vicini. Non fate gli scemi a mamma, se no quasi cade. Tenetevi per mano, possibilmente. Ecco qua, si è cagato addosso. Rubbish. Chi è? Drake? Another one. Amico. DJ Khaled! Il nostro amico. Che paura! Ma chi è che ha urlato? Sono caduto, aiuto! Aiutatemi, mi prego! No, ma mi ha fatto cacare addosso. Non mi ricordavo che fosse quel nostro. Dove è finito? Ah, okay. Tira leva! L'altra leva! Hop! No, ce la facciamo a saltellare, ecco. Dobbiamo tornare su? Non dobbiamo andare da nessuna parte, guarda. Siete pronti? Via! Ma che fa? Che facciamo? Andiamo giù? Andiamo di qua. Ah, pensavo salisse più sopra, perdonatemi. Dobbiamo ritornare dove eravamo qua prima. Qua c'è la grazia di dove eravamo prima, grazie al cazzo. Vabbè. Madonna, mi fa male il cuore del prepuzio. Ah, mi dispiace. Definisci dente del prepuzio. Oddio! Del giudizio. Che devo aumentare tempo? Ragazzi... Ho destrezza e intelligenza, ho fede. Qual ma è noi stiamo ammazzando gli uccelli. Qual è? Fede? Ah, non posso mettere nulla, vabbè, arrivo da voi. Ok, sono morti. No, c'è un altro uccelli lì in fondo. Sono delle cose orribili. Posso dire che gli uccelli è il peggior nemico di Spider-Man? Vero. No, non lo sapevo, come mai? Come hai scoperto questa cosa? Leggendo quale libro? Spider-Man. Ma Tarlo, tu leggi ancora i fumettini da bimbi? Sì, ogni tanto sì. Sei proprio un bimbo. Guarda, parkour. Che pronuncia francese, bravo.
Oh madre. Senti, ti facciamo aiutare dal mio amico. Vai, 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 chiama il tuo amico Aaron Brothers. No, ragazzi, questo è impossibile. Arabs. Vedi qui. Arabs. Ah, mortadella. Piccoli. Aia, no, Antonio. No, Antonio il piccolo. Oh madre, ah, mi stanno calpestando. Mi è piaciuto per un attimo. Potere del fuoco magico. Gesù. Giuseppe. Bevo dell'acqua. Maria. Acqua, vediamo. Acqua, acqua sopra il tunnel. Oh, ma perché non riesco a schivare? Basta. Beccati questo. Dov'è? Ah. Ciao ragazzi, sto tornando. Dove sei morto? Io sono Simba, un po' un poeta maledetto. Simba? Oh madre. Ehi, Carmine. Perché sa che sono più bravo io. Caleb? Morto? Hai schiacciato. Comunque ha il suo stesso cappello. Letteralmente mi sono ficcato la sua testa nel culo, ragazzi. Ha fatto malissimo. Ma il tuo amico Magione ha fatto una fava. È qui che sta con me. Ah, solitamente lui incita, diciamo così. Però non combatte. E trick e track, e trick e track. Eccomi qua. Perché non posso usare nulla di ciò che c'ho? Ciò che c'ho? Ciò che c'ho? Sentate, venite di qua. Ci sono beard. Hai pirritato? Perché andiamo. Non posso usare niente? A me manca la forza. Dopo vado su forza, basta. Andiamo di qua. Mi sono scocciato di fare il mago. Ma anche la fede è importante. Infatti, guarda, ci sono un sacco di chiese qui. Infatti, dove vedi? Siete andati? Padre nostro, in quella chiesa con Cica. Padre nostro, che siamo vicini, Carlo, vieni, ragazzi. Qui che c'è il rosario, che siamo in ritardo. Guarda, c'è il rosario Fiorello. Ragazzi, sono io, Fiorello! Ho invitato però con la voce di Mahmood. Non è Mahmood, Mahmood è quello che ha 5 cellulari nei pantaloni. Ce l'ho. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. No, vabbè, grande Mahmood. Ci sta dicendo che ha 5 magie nella tuta gold. Esatto. Grazie, io le ho comprate tutte. Quanto cazzo parla? A noi non ci servono queste, Tarlo. Noi servono quelle d'oro. No, è vero, perché noi siamo... Noi siamo noi... quelle d'oro. Noi chi siamo? Intelligenza o fede? Fede. Io sono intelligenza, qui noi è solo fede. Vabbè, cosa hai capito che tu eri l'intelligenza nel gruppo, tranquillo. Dal fatto che noi stiamo provando a salire una scala che è solo di decorazione. È solo fede. Fede ovunque, cioè. Rosario Miraggio, dimmi chi sei, amore dentro di me. Ed è lui che fa la cover del volo. Queste persone erano lì inermi e noi le abbiamo colpite. Perché sono gli unici nemici che riusciamo a uccidere. Esatto, andiamo avanti. No, per uscire da una chiesa, difficile. Forse dovremmo fare la benedizione. In nomine patri et figli. Le magie dove si portano, ragazzi? In tasca, dove si mettono le magie solitamente? Se voi falò. Se vi dessero una magia, dove la mettereste? Te la devi prendere al falò, alla grazia. No, dico, ma voi, cioè, nella vita, quando vi danno una magia, dove la mettete? La metterei sotto pelle nella mano. Nella mano? Io in un anello, magari, così lo posso tenere alla mano, però poi quando mi scoccio lo tolgo, non ho più la magia. Il bandito è sulle scale. Sì, sta ancora là. Cioè, io l'ho evocato e... Vabbè, piano, ragazzi, una alla volta. Con ordine, mamma ragazzi. Mamma mia, è un matrimonio di schiaffi, c'è stato qua. Bam, bam, non fu milione, direi. Allora, che sciocca domanda. Come? Prendete sempre due di magie, così. Aspettate che sta in frame, mi ha inviato un messaggio. Sicuramente sarà giusto. Una bestemmia. Guarda, Tarro, c'è il cotechino qui, Mi ha inviato un video. Fangio, l'hai visto la porchetta? Sono morto. Ho urlato sborra? Sono morto, amici. No, è quando hai urlato a Robs, lui l'ha revertato. Ho urlato a Robs? Sì. Davvero? Sì, quando mi sono lanciato dicendo Arrow, sei iniziato a urlare. Ragazzi, tornate ad aiutarmi, vi prego. Un attimo, devo menare questo tizio. Sono morto, ritorno da voi. Ci penso io! Tenete in... vista. Siamo morti letteralmente entrambi. Tenete in salvo le mie anime, amici. Siamo erano morti, ben 15.000. Siamo morti. Oh no, ma le ciao, posso recuperare? Roberta, vorrei dell'acqua liscia.
Ma l'erba voglio non cresce nemmeno nell'algoritmo. Andiamo. Nell'algoritmo. Esatto, di Twitch. Andiamo. Ma come cazzo di ragione? Forse dovremmo resettare l'area, problema. Però, amici, abbiamo le maledizioni addosso. No, che resettare? Aspetta, non resettare ancora, sto tornando. Eh no, ma se tanto se resettate, c'ho tutti i nemici adesso. Io li voglio le mie tutte anime. Quando mi nascondo, scondo. Eccole. Oh mio Dio. Aia, mi stanno picchiando i piccioni di Milano. Tutto quello che no, volete. I piccioni di Milano. Ok, io ci sono. Ma dove siete, amici? Io sono Duomo. Oh, okay, allora, aiuto! Ci stanno inseguendo perché volano. Mi sono buttato di sotto. Oh, chi te stramurt? Scusate, non volevo assolutamente usare queste parole. Scusate. Ciao, Fra Martino. Oh, aiuto! Cazzo. Ah, ma fatemi andare! Sono caduto dalle scale, ragazzi. Forse se ne abbiamo perse alcune. Sì, sono 11. Oh, lasciatemi andare! Che succede qui? Menatelo! Che cosa sta succedendo? Basta! Questo cazzo di uccello, basta! Aia! Oh! Ma ragazzi, gli uccellasta! La mia telecamera! Aiutatelo, ragazzi! Non riesco! Ragazzi, c'è il cavaliere che non si sente bene! I piccioni sono un problema in Piazza Duomo! Dio santo! Dio... Anzi, c'è il cavaliere che non si sente bene. In nome di Dove Dio! Dove sono le mie anime? Eccole. Riesco ancora a locarlo, è fantastico. E c'è ancora vita, però... Oddio, mi sta seguendo! Ho deciso di non combattere. Ciao! Chi è? Oh, santa ma... Sto sudando. Dove cazzo è? Ci manca Fagio. Aspettate un attimo. Oh, madre, guarda lì! Ok. Che devo guardare? E stanno menando Faggio. No, ci sono. E quello ti stava menando fortissimo. Ma io non vedo niente, ragazzi. Lo sto dicendo. Dietro di te. Ma non c'è nessuno. C'è un uomo. Vi giuro, non c'è nessuno. Oh no, è diventato... Cosa, come cazzo si chiama? Deadpool. No. Ah, Siamo in un mondo Brian asincrono. Fight Club. No, sono Brian. Pare 5M, esatto. È ottimizzato bene. De Sica, ragazzi, De Sica. De Sica! Ok. Ma sono grasso! Ho trovato un esamine forziere. Un velo mimetico. Guarda, Metallo, tu sei rotolare al rallentatore. Aia. Vediamo. Guarda. Oh, sta arrivando Jerry. Sta arrivando Jerry? Chi è? Lui è Jerry Scotti? Non credo! Jerry Scotti va così, signore e signori, buonasera! Quello è il Gabib, no? Ma no, quando Jerry si butta sulla scrivania. Quando si buttò e sfondò tutto. E da lì nacque il mito di Jerry Scotti. Poi tra l'altro lì Jerry si è rotto il ginocchio e non ha mai recuperato. Quando sta in piedi in realtà è una controfigura. Pensate, voi lo sapete che Jerry Scotti ha creato il... Il coso della Coca-Cola, il primo spot cantato della Coca-Cola in Italia. Come faceva? L'ha creato, in che senso? Lui l'ha tradotto e ha fatto il jingle. Ah, era il creativo. Esatto, però all'epoca era solo uno stagista. Oh, madre santa, che è questa schifezza? Non lo sapevo. È una meniforme. Oh no, questa è mia zia! No! Oh, è vero, ciao zia, sei bellissima. È una bella considerazione di tua zia. Ragazzi... Ci vediamo. Oh no, pluripremiato Oscar Alminis! Perché colpisco solo le colonne? Tien. C'è una persona che si chiama Colonna, mi sa, Giulberto Colonna! Era proprio lui, Giulberto. Ma basta, perché colpisce solo me? L'ho perché visto sono l'altro Enzo. Giorno in università, Giulberto. Oddio, urla! Ehi, urla così a tuo zio! Ho urlato quando ho detto urla. Oddio, sta spaccando la terra. Di Tarlo, sono morto. Di Tarlo che fai gli sforzi dei bimbi quando devono litigare col papà. Quindi hanno un pugnato e fanno... Se voglio le mie fottute anime. Colembo, letteralmente tenente! Le mie fottute anime. No, nulla tenente, non ho nulla tenente. Jerry Scotti era il vero informatore dello scandalo Watergate e anche l'assassino di JFK. Sì, anche questo, se non sbaglio. Perché c'è Nucel? No, ciao!
Ragazzi, tenetemi in caldo le rune. Ragazzi, questa mi stanno menando con tutti gli anni. E io qua ho... Io mi sento... Allora, avete presente il personaggio scarso degli anni? Ecco, sono perso tutte le mie rune. Il personaggio scarso degli anime che si ferma prima degli altri a combattere un nemico scarso, ecco, sono proprio sì, no, ti capisco, io combatto i nemici forti essendo scarso, i nemici scarsi essendo scarso due volte. Forse ci dobbiamo fermare a toglierci tutte le maledizioni che abbiamo, ragazzi. Oddio, cosa c'è qui? Una piccola idea. Ma c'è un uccello nella casa, com'è possibile? Faggio, ti abbiamo forse rovinato tutto, ma adesso starei meglio. Mamma mia, che PG di merda, sei proprio un bardo, sì, veramente. Sono lombardo. Ormai vive in un TikTok lui. Simil. Allora, aspetta. Ma per un TikTok in cui ci puoi fare il lombardo del gruppo. Oh. Il bardo, vorrei dire. Il bardo, non è lombardo. E poi il lombardo è canti un mio bento madunnino. Che muore, ma muore. No, non mi attaccare. Ma ho perso la vita solo parlando, ragazzi, con gli aiutatemi. Uccelli. Ehi, ragazzi, ma lì sotto c'è un oggettino, eh? Il lombardo. Guarda qua. Ah, vedi cosa ho trovato. Chissà dov'è Faggio, chissà che sta facendo. Ragazzi, aiutatemi. E non so dove tu sia. Sono dove sta la vecchia tua zia, dove c'è la tua zia. Ah, ok. Ho salutato la zia, che è comunque una bellissima persona. Ah, adesso cambi versione, eh? Ecco. Bevo dell'acqua. A chi mi vuole male e due a chi mi vuole bene. Questi sono forti se li stuzzichi. Vedi, ti lanciano le pietre. Ma chi? Dove sei? Dalla zia? Dalla zia ci sono i tritaioli. Oh madre! Evoco i miei cagnolini. Ma perché? ecco. Ragazzi, sono morto. Quanti ne abbiamo per sfizio? È 8.000. Ne perdiamo un botto quando moriamo. È assurdo. Ragazzi, evoco il mio amico, che solitamente non aiuta, però... Arrivo, Non gli faccio veramente un cazzo di danno, si è fermata. Guarda. Non si muove più. Perchiamola ora! Pam! Oh no, si è riattivata! Ma come, urlando mi ha fatto tutto sto danno? Aldo Moro! No! L'hai rapito tu? No, assolutamente, è stato Diodato! Lo sapevo! Non me lo salvate i bassotti. Oh no! Arrivo, Bardo, ragazzi! Moro! Bardo Moro! Ecco. Se la prende con i miei amici. Oppela! Ricordiamo che il mio amico rinasce dalle sue ceneri, Ma questa la devo chiamare per ristrutturare casa. Oh madre, vai. Signora! Eccomi qua. Ma state zitto! Sono tornato dalla signora. No, ti ho ucciso l'amico! Ma il mio amico rinasce, ma non più. I cani, pure sono i cani. Miei. Ma non! Ma sta la bellissima! Per uscire questa vecchia. Un po' troppo, però va bene. Andiamo, dai. Damiano dei Maneskin. Comunque ne siamo usciti, penso, bene. I cagnolini! Cane di Giada. No, non è di Giada, è mio. C'è un'amica. Dove andiamo, capitano? Mio capitano? Di qua cosa c'è? Di qua c'è la parte sopraelevata. Ah, vedi. Fare attenzione al mostriciattolo. Ai borseggiatori. Esatto. Eccolo, un borseggiatore. A me non mi hanno mai borseggiato, lo sapete? Tranne oggi su Twitch. Cioè, no. Su Steam. Leone, no, non avevo borsa in quel momento, C'è stato portafogliato. Nemmeno. Il quadro nella sala prima era tutto pieno di impregnato di lore. Già me l'avevate fatto notare, io non ci avevo capito che niente. Che succede qui, ragazzi? Allora, se vuoi te lo racconto. Dai, raccontamelo. Se non sbaglio... È vero, Gigi ne sa parecchio. No, allora, vuoi la lore vera o falsa? A sto punto dimmi la vera, dai. Allora, la vera è che quello lì con il sopra il leone. Allora, il leone dovrebbe essere un guardiano. E quello sotto guardone. Il marito di Marika, che è la divinità, tipo. Il primo marito di Marika dovrebbe essere. Che poi ha fatto nascere tutti i semidei. Filistei? No, semidei. I semidei, ok. Sì. Mentre se vuoi la lore del nostro universo, quello là è Pippo Franco.
Ah, ok. No, preferisco la molto prima. Molto ridotto. Ma scusa, ma questa allora si è scritta dietro al quadro? No, cioè, no, lo scopri man mano. Ah, man mano, ok. Mano a mano. Man mano che guardo che guardi dei video su YouTube. No, lo scopri in gioco. Ah, certo. Leggendo dietro le porte. No, anche con i boss lo capisci alcune volte. Oh, caspio. Ragazzi, qua ci sono gli ultras della Roma. Dove sei? Ma perché mi distraggo un attimo? Aiuto! Tipo per pupone anch'io. Aiuto, non dovevo. Di qua sono, tipo. Sardo, dove sei? C'è un po' di bordello, amici, qui. Sono alla pietra funeraria. Ho trovato una nebbia. Io non ho preso le mie rune. Vengo a prendere le mie rune. Aia, mi ha incendiato questo. Ma colpisci lui. Andiamo a prendere Faggio, che è morto, se no da solo, eh. Prendo un attimo. Aiutatemi, vi prego. Andiamo, vieni con me. Ti veniamo a salvare, Fagiolini. Noi siamo i cavalieri dello... Aia! Ma ti sei beccato una freccia nel buco del culo! Oh, scemunito! Dello zodiaco! Addio! Quanta violenza, sti bastardi! Questi sono gli ultras. Potere del potere! Pam! Oh, questo volevo fare. Tiè! Oh, mi ha disarmato. Miyazaki! Mia zia, Miyazaki! Miyazaki è tua zia? Oh, scemonito! Oh, no, sono morto! Per quale motivo mi ficco il joystick nel culo ogni volta che perdo? È forse quello... È inutilizzabile, okay. Così! Infatti devi cercare di usarlo in maniera diversa. Che fatica, ecco, raga! Perdo sempre. Allora, adesso darò fuoco a lui. Ma come succede? No, un'altra volta tutta sta strada di merda. Non mi ricordo neanche più come si fa. Ah, ma lei è vivo, è qui. È sì, vivo, qui. Vivo. È morto soltanto l'altro. Ok. L'altro non ha più un no. Quasi è rimasto. Pena... C'è rimasto quasi male dal. Ok, morti. Morti è mortino. l'emure di Madagascar. Sì, sono tutto malus. Ecco. E niente arrosses. Nel culo, non l'ho fatto. Nel culo! Oh no, c'è di nuovo il cavaliere, non mi soccorso. Bravissimo. Grazie. Adesso raccolgo un pochino di oggettini, se non ti dispiace, ecco. No, fai un po' come ti pare. Spirulino! Ho la maglietta della Roma, sì, ragazzi! Sì. Questa è la sciarpa, non è la maglietta. Perché sono un po' basso io, sennò sarebbe un bobcat. Adesso serve una grazia. Una bella grazia. Prega. Che mi pare che sta qua dietro, ragazzi. Ce li siamo quasi. No, aspetta, che di là è dura. Non è uscito questo. No, Taro, ti sei messo la grazia per caso? No. No, guarda che ti confondo con questi poi. Ti vesti uguale. Eccomi, ragazzi, sono qui. Oh, eccoci qua. Vai. Dai, è Roma. Cavalieri. Hai visto, Tarlo? Tanca. Sei Piropelaus? No, sono dagli Roma, ho la sciarpa della Roma. Vabbè, la sciarpa del capitano, or capitano. Tanca. Tarlo, che sei fribello che stai facendo? Non te la prendere con il mondo. Dove vai? Usarlo, questo? No, non si può usare, non è Helldivers. Vai diritto, vai su quelle scale, c'è un uomo che ti sta aspettando lì. Com'è Helldivers alla fine? Ecco qua. È simpatico. Voi pensate che io non lo possa battere? E infatti avete ragione. Ma lo possiamo battere? Questa è la domanda. Io mi occupo del cane, magari. Del cazzo! Ragazzi? Tanca. Urla? Sono nervoso, scusa. Aiutatemi. Arrivo. Dov'è? Tra l'altro lo sto prendendo molto più seriamente del solito. Il gioco, ho sprecato l'abilità. Che in realtà non è uguale per voi. C'è una Madonna rotta qui. È una bestemmia quella. No, non è una bestemmia. Cioè, mi sento una statua di Madonna. Hai mi arrabbio con lui, non vi preoccupate. Gli sto sputando il sangue addosso. Non vi preoccupate, lo distraggo io. Vai. Ok. Ottimo. Basta, Tarlo. È finito, Tarlo. Mi sono nervosito, scusate.
No, la Madonna non l'abbiamo rotta. E le anime? Ah, ecco qua, già c'è una grazia, grazie a Dio. Venite qua. Oh, santa madre delle madri. Oh, qua c'è un quadro, eh. C'ho oh, più malus che... Batti i piedi. La loro della statua che brilla era un attacco terroristico e l'abbiamo prevenuto per un pelo. Stavano per far esplodere tutte le statue. No, ma non riesco mai, non riesco a salire di livello. Io voglio un nuovo livello. Ciao Mike Shosha. Mi, mi lascio, cioè tipo... Come Mike Shosha? Davvero? No. Oh. Controlla sotto al tipo nel davanzale. Cosa? Parla dei seni? Ma che davanzale? Il davanzale. Ma io qua già ci sono stato. Oddio, ragazzi, sta salendo di nuovo. Ammazziamolo, mi servono 10 anime per farlo. Ragazzi, sono caduto. In mutande. C'è il cane. Cane. No, ragazzi, mi scendete giù pure voi. No, ti prego. Aiutaci, vieni con la tua rabbia, ti prego. Ma dove sei caduto poi? Scusami. Dove hai detto scendete là? I cani. Ma nessuno ha detto scendete. L'hanno detto in giattafaggio, io l'ho fatto, non so perché. No. Ma non parlavano a te, evidentemente, no? No, sicuramente no. Non parlavano di scendere. C'è un tipo chinato, buttati giù. E io mi sono chinato, mi sono buttato giù. Madonna, sono andato a finire campo basso. È pieno di ratti, sembra Milano. Il oh madre, base. Quello è un ratto gigante, un ratto gigante. Ma per caso sei morto? No, sto urlando sopra i... Adesso sì. Vai, no, il mio amico. Ho perso 1400. Ho perso bravissimo. 500 V-Bucks. Oh, ottimo. Ok, non è utile quella l'emote dell'urlo lì, anche se mi fa molto ridere, però continuo a usare. Forse abbiamo le anime giuste per animarci. Vediamo. Ecco il link per il danzale, è vero amici, perché se no è il punto esclamativo multi, potete vedere. Ciao, tutti Junior i mod. Burns. Tutti i VOD, no? No, ragazzi, manca... Quanto manca? Mancano... No, 200 rune, dai, 200 rune si fanno... Ma 200 usale, rune. Ma usale... Però non volevo usare le mie... E quando le usi le tue? Le mie, ecco perché le non riesco a liberare... Non ce le ho quelle piccole. Ah, io ne ho un pochino, no. Dai, le uso io al posto tuo se vuoi. Ma perché sono di coppia? No, mi servivano. No, dai, facciamo... Uccidiamo un cane. Ecco, vai. No, comunque ho troppo poca vita, ragazzi, non è normale. Non è normale che sia normale. Ok, vediamo. Cos'è normale? 100? Lasciarsi e poi dimenticarsi. Altre 100. Oddio, oh, madre! Vi resetto l'aria, tranquilli. No, che resetti l'aria? Dobbiamo ammazzarlo, vai, che mi servono 100 amine. Va bene, arrivo. Dai, Roma! Vai. Oh! Dio, che calcio! Questo è fallo, arbitro. Ha venduto. Tarlo, se c'era un'altra via quando è sceso. Tarlo, stai urlando di nuovo? Sì. Non credo ci fosse un'altra via qui. L'abbiamo visto, non c'è... Ah no, forse sì. Oh, rotto cazzo, sto cane è merda. Non è la nostra priorità. Ci stiamo menando col gigante colossale, tu te lo prendi col cane. Ci servono le raune. Ecco qua. Come capire se Tarlo è arrivato? Oddio. Ma fatemelo! E basta! Tanto Giuliano! Danno. Ciao Kira! Non so se ti ho salutato, ciao! Che miseria! Slurpi! Sono venuto un po' di succo al mirtillo. E mori! Oh! Oh, adesso abbiamo posso fatto darlo, possiamo andare di qua, vieni! Seguimi. Scusate, adesso mi odierete, però ok. Nuovo livello. E ci buttiamo. No, mi manca poco! Vabbè. 24, 18, 21, tombola, 14, 18, 19, tempra, vai, andiamo di tempra. Io continuo a essere solo in fede, sciotterò le persone con una palla di fuoco prima o poi. Ah, quindi tu sei fedoso? Sì, noi sei siamo fidato. Dei frati, ricordati sempre. Sei fiduso. Giusto. Tu usi il nuvato. No, questo posto l'ho visto velocemente, forse da solo. Quando questa parte qua l'ho giocata da sola un po'. Allora, venite con me. Quindi questo posto qua già lo conosco. Io seguirò Tarlo perché io so tutta la mappa più o meno. Qua arriva un secondo boss, quello che si trasforma in drago. Ha interrotto la regola del potere. Vabbè, poi le recuperiamo. No, che brutto così, spero. Può essere, non ho fatto caso. Ho detto vabbè, ma adesso lo butto lì e poi vediamo. Qua c'erano i vasi magici. Dove vasi siamo? Ah, vedi? Ecco. Non picchiateli.
Una regola, cioè. Ah, beh, porca miseria, la miseria. Cioè. Ecco, questo qua è Paolo. Paolo Vasio. Paolo che si sangue. Legionari francesi. Arrivate il vasone. L'uomo vasino Pampers. Ok. Sono, sono simpatici ma anche aggressivi questi, no? Non trovate anche... C'è un non so che di simpatia. Una simpatia mista di ironia, se posso. Esatto, questi vasi... Oh madre. Simpatici. Muori! Ragazzi, ho trovato una cosa. Morto. C'è un altro! C'è un po' di ciao Luke Sparrows, lasciamoli in pace, posti. Dai poverini. Guarda che sta tranquillo lui. Questa run non è tanto canon, esatto. Ma l'hai picchiato, Faggio? Non Faggio, Tarlo. Faggio e Tarlo sono simili, come anche Gene. Si pronunciano e si dicono lo stesso. Si scrivono con gli stessi kanji, quindi... Siamo nel mondo di Tarlo, giusto questo qua? Sì. Sì, sì, questo è il mio mondo, infatti come vedete ci sono siringhe di eroina a terra. Vabbè. Venendo da Milano, cioè... Eccoci questo... qua, siamo arrivati al nostro nemico. Lo strumentopolo misterioso. E c'è la nebbia, non l'avete vista? C'è anche le motte. Qua, guardate. Ah, sì, siamo nella pianura padana. Oh, finalmente, ragazzi. Sochmel. Così, senza manco pensarci una. Cioè, ah, questo è Christmas. Sì, è Christmas. Che... Ma sì, alziamoci con il nostro amico. Ma ci ha fatto il culo a tutti, o sbaglio? No, solo a te. Perché siamo entrati in Shrek? Colpettina alla volta. Aia! Mi sa che sono morto, sì. Luca Beda is falling down, falling down, sono falling down. Luca Beda is falling down, are you ready? Hop. Mantenete altro l'onore di Striscia la Notizia, forse. Veline! Benvenuto, popolo di Striscia! Madonna, quanto lagga, lui ha questo potere! Sì. Sì, ricordiamo che Goldrick è subato al canale, però nonostante questo... Goldrick, le mortacci su, ed è che tempano! Cinque. Madonna, ragazzi, io sto prendendo sette... Frate, 7 frame, ho contato, ce li ho contati, ho letto un audiolibro in pratica. Potere del potere. Potere del peto. Madonna, oh, quanto danni va male quest'anno. Però lanciare il fuoco è bello. Molto bello. No, ragazzi, ma lo state vedendo anche voi tutti i pochi frame? No, io lo vedo proprio bene invece. Lo vedo non, cioè, non male, dai. Mi ha tirato una martellata andata capo. Però potresti rianimarmi, tipo una roba del genere. No. Però Martina ha avuto un infarto. Giacomo è sfollen e niente, siamo crashati tutti. No, no, è che sta sistemando il menu, credo. Ah, no, ah sì, sto abbassando la grafica. Io sono crashato, ve lo confermo. Era un po' che non crashavi. Combatterò da solo? Cosa? Non sei mai solo, Tarlo, siamo qua noi con te. Ma sono crashato per colpa di Tarlo perché... No, mi sei crashato il gioco. Ma proprio a tutti. No, a te. Ah, a me, è ok, sì. Specifica. Io allora Tarlo siamo ancora online. Dio Tarlo! Crash anche più di prima. No, no, dicevo, devo abbassare la grafica, non ho idea di cosa devo fare. Devi battere il boss. No, sì, lo so, è che non riesco a contare i frame, sono 1, 2, 3, 4, 5. Rientriamo. Sono entrato morto, bellissimo. Mi dispiace, spero tu stia meglio. Penso che sia una delle morti migliori in... Signor Goldrick, può aspettare un attimo che abbasso... Ma ciao, qualità ray tracing era al massimo? Lo so, nemmeno io me l'aspetto certe cose a volte. Ma grazie al cazzo mi va male.
Avete battuto il boss, ragazzi? Ah no, ma qui... che? Manco... gli faccio 7 di danno. Io devo entrare con la roba. Sei nel tuo mondo che giravi. Ero nel mio mondo e dicevo, oddio, sono vinto, che bello. No, invece devo andare dall'effigie di Melania. Melania effigie. La moda Melania, Melania, Melania! È tipo un buff di Elden Ring. La moda aggiunge il 30% di crash in più. Esatto, sì. Già c'era, però ti dà quel punteggio magico. Ah, ok, sono entrato mentre state come sto battendo cazzo il boss. Avete visto come cazzo sto evitando il boss, ma... Ma ti è respawnato. Oddio, ma sono in un mondo, in un metaverso, guardate qui. Sì. Un boss frizzato. È ma lo puoi picchiare, per favore? Vediamo, ci provo. Se gli fai danno? Ti do una mano dall'oltretomba. Oh, sì, lo stemerando! Bellissimo. Che bello, ragazzi. Che bello. Tutto ciò è fantastico. Non ce l'ho fatta, sono morto. Tutto ciò è fantastico. Ma sono rinato. Ah no, sto vedendo Luke Abyss. Che sta menando. Vediamo le mosse sul boss. Questo è perché Godric è abbonato. Ma no, faccio non combatterlo così, ti prego. Ma perché non gli facciamo danno? Io faccio non quello che... Non dovrebbe essere così forte. Io faccio quello che posso, ragazzi. Ma io non volevo battere per bene. Ma penso che non dico nulla, dai. Sì, ma tra l'altro non gli tolgo nulla, cioè nel senso è sempre maffo. Ma il fatto che non può morire Faggio, Momi, sa. Ah, no, morire, infatti, guarda... no, non si abbassa. È fantastico, però. No, e quindi che devo fare? Io sono tipo in un ti limbo. Devi buttare giù, credo. Ma nella vita o... No, ti buttare per carità. Giù, vai qua a destra e salta in the void. Come si suol dire. Ok, mi butto. Oh, che brutto. Siamo stati defeated. Allora, ragazzi, voglio un dici po' di concentrazione. Dici che la mod ci nerfa? Sai che può darsi? Ci nerfa? Cioè, ci abbassa un po'. No, ragazzi, io devo abbassare assolutamente la grafica perché non ha senso. Ci nerfa e ci crasha, tra l'altro. Qua possiamo evocare qualcuno, mi sa, darlo. Noi siamo troppo uguali, io cambio attenzione. Siamo uguali, in fondo, come disse Lorenzo Fragola. Chi è? È un cantautore italiano. Cantautore è una improvviso cadi come un cielo infinito. Questo anche la più bella. Ok, ho abbassato... C'è per caso il bacino di evocazione da queste parti? Io vi do un bacino, esatto. Mua! No, cerco il bacino di evocazione. Qua possiamo evocare una simpatica ragazza molto forte. Ah no, non l'abbiamo incontrata. Tarlo. No, ragazzi, dobbiamo fare il boss. Dove tornate di qua. No, aspettate, venite con me. Ragazzi, allora. C'è Giuliano che ci voleva dire una cosa. Venite Giuliano qua. Giuliano San Giorgi. Sì, sì, non so se sia lui, sinceramente. Dobbiamo andare a trovare. Nothing strange happens. Tarlo, vieni con noi. Ti ho visto volare. Che succede? Lo lascia fare. Giuliano in campagna? Venite di qua. Ti ho urlato stai zitto. Ti ho detto va bene, scusa. Perdonami, non volevo. Qui stiamo andando a prendere un bacino, non ho capito. No, stiamo andando a prendere una nostra amica che ci aiuta a combattere. Non urlare. Sono nervoso, basta. Ci credo però che poi ti urlano, Venite di qua. Ah, sì, ho capito dove siamo. Qua c'è il corvo. Attenzione, là c'è un altro uccellaccio. È lui quello più forte del mondo, tra l'altro. Non l'hai colpito una volta con l'urlo. L'urlo è molto utile a distrarli, diciamo così. No, è troppo lenta questa cazzo di arma, non ce la faccio. Ok, venite con me. Bello saltare, andiamo. Andiamo. Credo, non mi ricordo se... Altri uccelli. Attenta, c'è un altro cazzo. Uccelli. Da queste parti ecco c'è qua. Una piccola porticina che ci porta da... Marisa Laurito. No, vabbè, Mauricio Laurito. Sì, è qui adesso. Farfalla ardente. Ardente da magni, perché a voi dura. Mande buona farfalla ardente, ecco di mortacci sua. Oh, chi è questa? Ah, Lucia? Questa qua me la sono persa. Ciao, sono Lucia e sono una sirena. Può sembrare strano, ma è una storia vera. Sì. La leggenda su di noi è già la verità. Tu sì, che tu dice? Sai, Merme e Melody. Siamo principesse, sirene sì. Ci aiuta? Sì, più o meno. Se intendi sfidare Godric.
La, non ci credo, Tarno, sei un idiota. Tarno, sei un idiota. Non c'è altro che una vile canaglia. Mamma, sei proprio shame. Cioè, no. Noi siamo morti e lui no. Volevo solo urlare. Volevo solo urlare, ma gli ho dato una culata. Signora Laurisa, mi dispiace, la prego. Lo sai che urlare equivale a ingaggiare la sua rabbia? Che vile canale. Era forte, ci poteva aiutare, ma non più. Finisci. Non ci ma no, mai ma più, secondo cioè, me sì. No, no, se ci torniamo ci mena. Non... Madonna, ragazzi, perdonatemi. Sediamoci, abbiamo perso per sempre la quest, è vero? No, non possiamo più andare avanti con la quest. Ah, ma è no, così no, punitivo secondo il me gioco. Sì. No, non possiamo, no, no, non si può più. Missione bloccata per sempre. Sì. Adesso anche se reinstalli il gioco, non... No, no, esatto, sì, si offende. Legge l'IP. Sa che sei tu. Aspettate, arrivo. Metto... Ragazzi, ricordatevi sempre che dobbiamo predicare nel nome del nostro signore. La striscia della notizia infallibile! Evochiamo i nostri amici. Evochiamo i nostri simpatici amici. E danneggiamo il nemico. Madonna, non gli facciamo veramente nada. Passate in caffetteria, magari. Questo è per pochi. La caffetteria è un luogo dove si beve il caffè oppure si viene bannati. Ecco qua. Esatto, quindi ne conosci le leggende. Tra l'altro togliamo. Sarai anche bravo, ma come sei messo a bravura? Tarno, sei morto? No, no. Adesso sono fra Giacomo. Ah, ok. Sei fragile. Sono fragile, mica fragile. Per un pochino, Chi è morto? È morto Tarno. Ah, e ora devo fare tutto da solo. Devo fare tutto da solo. No, tranquillo, tranquillo, Luca Bete, adesso ce la puoi fare, guarda. Aia. Secondo me devi schivare. Bravo. Aia. No, qua. Ragazzi, io non so di ce la facciamo. Defeat. È diventato inglese il gioco. È vero che diventa inglese in Multipliers. Però adesso non mi lagga più, quindi non ho più... Ah, era quello. Defeat il piede. No, dormiamo un'altra volta. Ma non ho sonno. No, 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 dormire per dire. Non ho sonno. Dove siete voi? Io sto respawnando un attimino, ecco. Sono andato a nannare, eccomi qua. Ma lui è entrato? Ah no, ecco. Si siede. Ah, mo si siede. Prima che doveva stare fermo si è messo a saltare un mare. E mo che deve muoversi. Ragazzi, ve lo giuro, perdonatemi, mi dispiace tantissimo. Ma no, guarda, non ti preoccupare, io le queste le ho no, fatte. No, no, non mi merito questo. Non merito questo, vuol dire che ti meriti di più, cioè tipo un... Non me lo merito! Che cazzo si ride? Ma no, ma questa, mossa, morite, questa mossa è indistruttibile, no, è impossibile. Questa mossa è indistruttibile. Ragazzi, cercate di non morire. Un burdello di danni, eh. Da lontano, visto da lontano, fa un casino sto bot. Qualcuno ci vada. Ah! Allora. Potere del potere. Ma nessuno è un tanco. No. Ottimo. Tanco. Siamo un ottimo team. Tango di nero. Siamo tre maghi, tipo. Oh, tango di nero. Oh, se volete faccio io il tanks. No, parlo. Però quando arriviamo al terzo boss. Thanks. Dobbiamo prima di tutto. Hello, thanks! Prima di tutto ricordati che noi siamo qua con una missione da. No, mi ha ammazzato a me! Mi ha ammazzato a me, ragazzi. Non sei morto, sei ancora vivo. Ma perché se la prende con me, voglio capire? Piano. I want to know. Who want to know? Vorrei sapere. Guarda qui, potenza della potenza. Ah, aia! No, è morto fra Jacobs! Ragazzi, abbiamo tolto un quarto di vita, eh? No, non è possibile, questa battaglia sarà lunghissima. Sembra di rallearsi in giurisprudenza.
Sai, avessimo avuto un'occasione, forse. Ma no, ma secondo me riusciamo anche senza, guarda. Con le mie palle di fuoco e la mia potenza riuscivo a distruggere questo. È finito le palle di fuoco, no! Ma io posso cambiare spettacolo? È più difficile. Aia. Il vento del male. Marittimo! Oh no, è arrivato il marino. Ma avevo appena dimenticato come si batte questo boss. Cioè non siamo arrivati neanche tipo a metà. E siamo in tre, quindi vuol dire che sicuramente siamo nerfati. Che, esatto, o noi nerfati o lui buffato, credo. Lui è strabuffato. E c'ha dei baffi belli lunghi, effettivamente. Assolutamente, è un re baffone. Ma tanto è silenzioso. Ma vedi, tanto è silenzioso perché sta tryhardando o... No, stavo un po' tryhardando, cercavo di... Cercava e di quindi... farsi perdonare da prima che c'era. Allora. E quindi quando sono baffa... Ha molta più vita, sì, esatto. Penso che non abbia dichiarato nessun innesto, esatto. Impossibile, impossibile non battere. Non credo che l'NPC incazzato si può flexare, si può fissare con la chiesa dei voti, perché la chiesa dei voti ti toglie quando tipo fai una quest, che poi ti bloccherebbe le altre, tu vai lì e te le toglie. Ma l'NPC incazzato è perché l'abbiamo menato, cioè non... Non penso ci sia voto che tenga. Non c'è voto, ragazzi. Io rinuncerei a questa battaglia infinita. No, allora io vi dico, possiamo oltrepassarlo questo boss. Addirittura? Sì. Non è vero. Sì, si può. Are you serious? Are you serious? Are you serious? Aia! Io mi occupo dei due petenti. Vai, occupatici. Occupatici tutto. Ci metti un po' ad alzarsi. Io sono diventato incapace a giocare a questo gioco, ragazzi. Cioè, questa ma è la vita. No, Sam, un tempo ero bravo. No, dai, non dire così. Non lo sei mai stato. Ma no, come? Ero arrivato con Nino Frassica. Dovevo fare il samurai per forza. Io sono un Destravers. Samurai per forza? Che classe è? Samurai per forza, così si vedi, sono morto di nuovo. Ma pure gli amici passato senza accorgersi. No, no, io questo ciao, l'ho battuto in live. Benvenuta o bentornata in questo nuovo video di Godric. Comunque è stato difficile batterlo quando l'ho battuto. No, sì, sì, questo me lo ricordo pure io. Cioè, era oggettivamente difficile. Ma perché l'hai battuto tu? Ma sì, io sono arrivato a... Alla... Non mi ricordo a che cazzo di nemico, però ero arrivato. Ciao, Avalon. Ciao, Q. Avevo battuto pure quello sul cavallino. Il cavallino, quello carino. Quello piccino, piccino. Allora, proprio possiamo quello. Anche continuare a uccidere persone per far male, però non so se... No, ma che andiamo a fare al mare? Uccidendo persone no? Per far male. Allora possiamo andarcene in giro, perché noi non abbiamo ancora esplorato Tarlo. Perché vi siete seduti, scusate? Aspetta, ascoltatemi un attimo. Tarlo, noi non abbiamo ancora esplorato la parte sotto. Lecco la Sardegna. Possiamo andare a fare un giro di là e farmare un po' mentre esploriamo. Grazie. Ragazzi. Sì, 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 dimmi, sì. No, stavo leccando la Sardegna, dimmi. Ah, ok. Andiamo alla grazia che si chiama Cella Fatiscente del punto di sosta, che è la più in basso che ci sia, ecco. Va bene, mi infido. Ciao Infamous, ti conosco dal 2019, ciao. Ciao. Fra player Giacomo e iscritti a Cast Warp, dove devo andare? Che devo allora, fare, aprite la mappa, premete sì. Su. Sì. In basso a destra ci dovrebbe essere una grazia con vicino un castello. Non andiamo lì, andiamo quella più a sinistra, che si chiama Cella Fatiscente del punto di sosta. Ma sai spiegare molto bene, ti userò come navigatore del mio cellulare. Malato, malato per il tore. Dov'è? Votate, raga. Dov'è che devo andare? Votate, votate che siamo con due assassini. No, ho capito, ma non so dove devo andare. Tarlo è un po' sus stasera, io... Ma non mi sentono, mi hanno mutato. Tarlo, fai la grazia più in basso a destra, ok? Ci sei? Aspetta, aspetta, ti rispondo. Io pensavo di esserci andato, più, ma più in basso a destra. No, ci sei andato, dobbiamo aspettare che la selezioni di Tarlo. Ah, quel bastardo. Esatto.
Il tuo coinquilino cosa ne pensa che hai messo una bandiera della Sardegna in salotto? No, il mio coinquilino ha occupato qualsiasi cosa, io non ho nessun oggetto e quindi ci stava che almeno... Ragazzi, ma non abbiamo, non stiamo andando da nessuna parte, avete premuto? Io ho premuto, io sono stato ligio al dovere. Ero io, scusate. Perché... Madonna, sei un cretino. Sono attualmente dissociato dalla realtà. Sto. Ah, qui c'è quella che abbiamo menato. Esatto, quella babarella. E via, anche qua abbiamo ucciso NPC Fudge. Purtroppo io ho questo vizio, che quando vedo un personaggio non giocante, non personal character. Non giocate? Non giocate, io impazzisco. Guys, faccio... please, no, aspetta, vuoi ripetere un attimo? Puoi ripetere, per favore, la pronunciazione di quella cosa che hai detto prima? Please, while characters. You... Not personal? Ragazzi, dobbiamo andare... Pronto? Sì? Ragazzi, follow me, please. Ma vedi se ti trovi... no, c'ho troppa... Sono troppo pesante, vado in mid-roll. Please. Dove sei? Mother Farmers. Raidu Cavallo. Che bello! E Yamika. Che sta qua? Qua c'è la processione di San Gennaro, ragazzi. Vabbè, ragazzi, ecco qui, signore e signore, la processione. Andiamo signora. A vedere, facciamo. Signora, sono Francesca. No, come cazzo si chiama? Non lo so. Teresa, ma questo qua non sei tu. Ragazzi, io sono Jimmy! Avrei tanto voglia di un fat roll, madonna. Un fat apposta, io sono così. Ha aperto una fat rolleria qui a Bergamo. No! Una fat rolleria. Sì, madonna, fa dei fat roll troppo buoni. Ma il tuo amico è scemo, ti fa uccidere di nuovo. Ma il mio amico è nato per farsi uccidere. Nato per reppare! Vabbè... Io vivo nel momento. Ehi, Pirush! Ehi, Agistrofless! Tieni questo. Ma dov'è la strategia in questo gioco? Scusate. La strategia è non morire e menare tutti. Ma no, che cali di frame. Cali di trame. Oh, cali di frames! E Groot, tu cazzo, e te sto cavallino è merda! No! Oh! Cazzo, ma gli ho fatto malissimo, ma ragazzi! Ma chi che sta trombando come un maledetto? Posso capirlo? I due GG di arredamento sono la paparella e la bandiera della Sardegna. Esatto, sì. Praticamente sì. La paparella! Ricchi e poveri. Vabbè. La notte è la vita, la busta la vita, ma non allora, adesso vi porterò a fare un'esperienza forse mistica. Adesso cerco degli amici con cui giocare a Hellblade 2. El Divers, cos'è El Divers? Me l'hanno proposto in 7 di giocare a sto El Divers, però è troppo per me. Ma cos'è El Divers? È tipo COD, no, non è vero. È un gioco dedicato a il volo, la band. Ah. Ma cosa facciamo chiusi qui dentro? Perdonate. Seguitemi. Oh, ma intanto la processione è andata avanti, eh. Io seguirei il carro. Andiamo a seguire il carro. No, in realtà dobbiamo andare dall'altro lato, se volete. Vabbè, no, andiamo dici tu, perché qui io sono nato. Ah, sì, dove sta il coso? No, nato, esatto. Nato per reparare. Vabbè. Andiamo a menarci con qualcuno, dai. Oh, i ricchi e poveri. No, eccoli! Sono loro. Perché io prendo solo mazzate, anch'io, tanto di una madre? Ma non è veramente cazzo possibile. A me mi ha menato la ricca e povera, no, quella drogata. La ricca e povera drogata, Angela. Sì, lei. Guardate qui che ermago. Ragazzi, guardate. Nato per reppare. Questo qua è un maranza, eh. State attenti. Madonna, ci ha ammazzato. Ci ha maranzato, lo so, sì. No, devo cambiare classe. Vado nella quinta. No, non cambiare sezione, rimani con noi. Battaglia di cazzi. Andiamo alla maestra di fare la mamma. Madonna, quanto... Quanta devastazione. È così che dobbiamo combattere, tutti contro uno. Oh, che bello. Allora, abbiamo due opzioni. O andiamo tutti in questa direzione, uno. Oppure sì. Andiamo a uccidere il drago del lago. Il drago del lago. Guardate questa magia. Ah, ma qui c'è l'orso, l'orso balosso, ragazzi. Se non ricordo male... Era quello che volevo fare pure io, triggerare l'orso matto. Che orso matto? C'è l'orso balosso qua sopra. Dovresti attivare il fuoco amico. Io non credo che faremo questa cosa.
Io l'avevo proposto a Tarlati. Sì, sì, l'avevo proposto ad attivarlo. C'è il fuoco amico? C'è. No, vabbè, sarebbe... Eccolo qua, l'orso balosso. Ma santa di una madre. Ma io questa cosa non la sapevo. Aia, ma che... Ma adesso dove sfaccima siete? Ma perché state combattendo? Ma aiutate questo orso. Io gli sto andando nel fuoco perché ti sa. Aia! Gli orsi aia, hanno paura del fuoco. Ma perché questa magia fa cacare nel culo? Mi ha dato fuoco al piedino. Oh, che bello combattere a cavallo. Quando hai degli amici. Quando hai degli amici. Quando c'è sentimento. Ulele, ulele. Comunque approfitto. Ragazzi, mi sta spaccando la schiena. Ragazzi, se mi date la possibilità, Dio santo. Se mi date la possibilità, volevo approfittare per fare qualche domanda sul gioco. Certo. Certo. Tipo, questo gioco finisce? Sì. Sì. E come si fa a capire senza spoiler quando è finito? Non c'è più nulla da fare. No, perché allora in linea generale tu hai un obiettivo più o meno, se hai letto i dialoghi. Sì, sì, sono okay. la cosa, sì. Esatto. Si permette a cicogna. E più o meno ti avvicini a quell'obiettivo sempre di più, cioè proprio ti appaiono dei dialoghi e cose che ti fanno capire che ti stai avvicinando al finale. Ah, ok. E quindi poi capisci. Bravo, sì. Capisci e dopo quel momento dici, ah, vabbè, che bello, l'ho finito. Giusto? Esatto, dici, esatto, sì. Ok, quindi l'avete finito entrambe. Io sì. No, io no, io una certa l'ho paccato, mi sono scocciato. Era sì, troppo sì, difficile per me. Io sono alla mia first run. Tutti per uno, uno per Totti. Oh. Ragazzi, abbiamo quasi ucciso, eh? L'ho ucciso, scusate, ho fatto tutto io. Ma non è vero, hai fatto solo il colpo finale, farabutto. Il colpo finale è il colpo più importante. No, la lacrima di larva. Venite con me, vi guido io. Vai, no, verso, vai verso i lombrichi, sì, sì. Andiamo da Mimmo. Io non ho ascoltato nessun dialogo, raga, è vero, un po' è vero. Giusto il primi due o tre. Ecco, dobbiamo prossimi li ascolto, su questa giuro. Pedana e premere Y. Ah, ma questo Monsters. Esatto. All player must agree, enter in the realms. No, sono caduto da un dip. Ragazzi, ragazzi, questo lo batto io, non mi preoccupate. Andiamo a darlo verso sud. Lo batto io questo da solo, voi guardate, vi proteggo. Vabbè, allora noi siamo qua. Guardiamo, darlo. Io non posso evocare la mia Melma? L'abbiamo evocata già prima, mi sa. Eh beh, qua c'è un cooldown. No, finché non torni alla grazia non lo puoi rifare. Ma che dici? Grazie per avermelo spiegato. Oh, questo è forte. Mi bevo un succo al mirtillo, ragazzi. Questo è uno dei miei preferiti. È veloce, però. Sì, mi piace un botto la moveset che c'ha, è veramente incredibile. La puzza? Ciao, Erfierone. Erpierus. No, non Piero, Fiero. Piero che potrebbe questi essere tutti Piero i boss con che già ho fatto, sì. In realtà la sfida c'è comunque perché sono forte. Sei 40. Io speravo di farmi una sei bella 40. Run facile con loro, invece no. Invece è peggiorato. Invece è difficilissimo. Peggiorato soprattutto per colpa di Tarlo. Sì, che ha ucciso l'NPC. Letteralmente no. La personaggio più importante del gioco. Perché è il suo mondo. Nel mio mondo accetta. Ci sono le mie regole. Esatto. Non accetta esatto. Che ci sia qualche altro protagonista sbagliato. Oltre a lui. Quindi uccide tutti gli NPC che appaiono. Perché la lore la scrive lui. Buonasera, Erfierone. La spada di questo è sbroccata, oh, è vero. Jesus. Aia. Spare. Gaspare. Sfanfare. Pare fanfarone. Oh, piana. Io ti paro. Ci penso io, ragazzi. Ah. Addio, amici miei. Io ti scanso. Ti scanso e oh, ti no, rimanso. Ho finito le Giacome. Fai un pieno di Giacome. Parinzi. Bravi tutti. Oh, chiamatemi per la seconda Carlo volta.
Ma io non ho preso. Ah, sì, anch'io ho preso le rune. Lascia del libanese. Non l'hai grazie preso. Per averci fatto fare questo sparato. Boss. E così grazie proprio un pochino divertendoci. Così sembra anche, che no. Siamo bravi, ma in realtà non è così. Lama della miere, ragazzi, l'amante. Sto arrivando, amici. Tra l'altro, non ce l'ho perché mi serve sempre forza. Io ho deciso di scalare in forza. Tarlo, noi scaliamo già in forza comunque. Ma scalare che significa? Dimmelo in termini. Allora, le tue, tu hai delle statistiche. Le tue armi fanno danno in base a una statistica, cioè una o più statistiche. Quindi, se tu aumenti quelle statistiche, aumenta il danno di quelle armi. Bene, adesso spiegalo come se fossi un bambino di 2 anni. Allora, se tu hai una spada molto grande, devi fare tanta forza per fare male. Bene. Ok. Quindi più forza hai e più sarai bravo con quell'arma che richiede la forza. Bene. Se vai... Ma dobbiamo uccidere questi lombrichi? No, questi sono dei plug anali che... Però qua, qua sotto c'è un ponte. Vedete? Spiega un bambino cos'è un plug. Non posso. È un tappo. Per l'ano. Un tipo tappo. Oh, tipo tappo, voglio ballare un tipo tappo, mamma. Ci arriviamo lì sopra? Ma manco pucazzo. Se hai una spada molto piccola, devi scalare... Cosa? Scali in destrezza, perché... Bravo. Non è importante la grandezza, ma la velocità. Esatto, perché la meni più volte. Ecco qua. La fortezza. Io sono sceso giù. Non so se anche io sono scemo e basta. Ah, questa è una bellissima zona. Una zona di un'ex battaglia. È vero, sì. No, questa qua è. A bocchini sorro, dove? Mi sono fatto di male, ragazzi. Mi hanno preso al volo. Hai detto al volo? Come un capolavoro? Dimmi che sei. Ecco qua. Ragazzi, c'è qualcuno che vi sta disturbando, mi sa. Le fisse. Sono morto. Sì, sei morto proprio malissimo, tra l'altro. Ci scendi da sto cavallo. La festa di tua mamma! Ho gli occhi rotti. Ah. Ok, sono grazie. I francesi. Carina al cielo come un capolavoro. Un capi minchia, oi. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo stati abbastanza simpatici. Pietra il da ponte Foggia di Ariccia. Pure, ci troviamo a Foggia. Io di Ariccia conosco la porchetta. Come vedete questo fiume è stretto, quindi siamo al ponte sullo stretto. Ah, è vero, quello che voleva fare... Quello vero? Sì. Qui c'è una grazia. No, vabbè, ragazzi. Thanks to the God. Una thanks you. Ringraziando il nostro signore. Sono troppo preghiera. Di fare una preghiera forse al momento. Madonna, che bella la luminosità. No, adesso basta, vado tutto di forza. Posso abbassare le altre cose? No. Vabbè. Voi state livellando, a me mancano 8000 punti. Ma tu sei livello alto. Io sono livello alto. Tu sei a livello aulico. Dobbiamo andare... Posso usare questa? Seguiamo il sendiero. C'è guarda Tarlo, persa. C'è un NPC. Allora, cosa ci dice questa sulla storia? Questa qua in realtà è importante per la storia, ma questo che darà un finale. Addirittura? Sì. Irina? Irina Shaikh? I servi si sono ribellati. Non so dire cose. Penisa del pianto, casa mia. Questa sera va menata? No. Malmenala. Guarda cosa so fare, guarda... No, vabbè, no. Se, allora, un po'. Tarlo, sono le tue quest, quindi fai pure se vuoi ucciderle. No, per carità. E là, cioè, ti prego, sì, certo, sì. Sappi che una ragazza cieca che è stata appena cacciata dal suo castello. Perché il suo castello è proprio in questa direzione. Allora è il momento di liberare il castello tratto dalla mafia, se non sbaglio, perché sì, qui ci sono. Perché qua siamo in Sicilia. Che non c'è la mafia in Sicilia, però. C'è in tutta Italia. Tranne che in Sicilia, perché lì sono omertosi, non te lo diranno. Guardate la mia mossa magica, guardate, tieni pronto. Ehi, cane, ti piace il cane? Ragazzi, non riesco a prendere.
Io lancio le magie. E te fai questo Thanos? Scemo. Aia. Guarda, okay. E lì poi c'è Pierpaolo Pasolini, come vedete. Ah, lui sta riposando, sì. Però adesso. Infatti è Pierpaolo Pasolini. È bravo. Esatto. Aiuto, mi hanno boomato. No, boomerizzato, adesso boom non capisci il meme di noi giovani. Che salto. La Gen Alpha. Mi hanno pittizzato. Beviamo, perché non si sa mai cosa può succedere. Ma lui perché è arrabbiato? Che è successo? Lui si quindi, fa... vedi che gli fa male il ginocchio? Oddio, gli è autopassi... Ecco qua, gli è toccato il ginocchio, scommetto. No, non volevo. A lui fa male. Oddio. Mo cade, eh? In faccia l'abbiamo preso. Pom, scroto sorto. Aia, questo si schiaccia. Facciamo così. Porca miseria. Stiamo sbombardando di magie. Sbombaringhio! Ecco qua. Lui tra l'altro è uno quindi il grosso. Più tranquillo degli ascoltatori de Il Volo. No, perché Averigge devo... ascoltatore de Il Volo. Perché devo minacciare le persone? Questo? Ah, ma lei pure stava... Ma perché cazzo dormite tutti sul posto del lavoro? Ma perché devono per forza stare svegli? Ma dormono perché sono stanchi dopo la battaglia. Questo l'ho imparato. Cari dal cielo da come... Ecco, andiamo più avanti, dai. Sono stato bravo. No, i rescimieschi. I pescivendoli. No, sì. Questi sono terribili, urlano, questi fanno... Sono si i pescivendoli del questi golfo sono quegli di stronzi Palermo. Che hanno conquistato il castello. Esatto. Sì, tanto noi abbiamo appena ucciso una guardia del castello che ci hanno appena chiesto di salvare. Guardate che bella visuale, eh? Ma voi non vi viene da vomitare mentre vedete qualcuno che combatte sul cavallo? Quando sì, ma anche quando iniziano a girare tutto attorno ai piccioni di merda, è mamma delirante. Mia. Andale. Tavolo, non è il momento di giocare a palla. Non l'ho preso una cazzo di volta. Come si chiama quel gioco con una palla e il cavallo? È Rocket League. Rocket League. No, quello non è col cavallo. Golf. No. Si qui chiama... c'è una grazia. Salutiamo. C'era una grazia. Qui ce n'hanno due. Ce n'hanno la sinella. Una grazia che incontra un una grazia. Vabbè. Faggio, domenica non ce l'hai da quella? Fare. Domenico da fare, perché scrivete le stesse cose in tutte le chat? No, l'ho letto io. Ha detto tu. Un ragazzo intorno a una domenica? Sì, ho sempre da fare. Passa la vita passerà. Già, campioncino. È camioncino. Perché domenica si vota? A cricket. È vero, stessi che si chiama cricket, è vero. Raccogliamo sta roba. Non la tutti voglio. Sanno che è qui. Mangio pasta? Col tonno! Attenzione! Arrivano le... Arriva le bombe la di Putin! No, qua non c'è è la vero, mappa, non arrivano volete, ragazzi. Ma dove sono io? Oh, qui se volete c'è un seme d'oro, qui. Arrivo, un seme arrivo. D'oro? Qui. Ehi! 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 Era un ciccio. Ehi! Belluno in provincia di Vanare, rivanare nemmeno. Belluno? ma qui c'è un seme, grazie. Cumma dorata. Fa ridere che lo fai qua. Dov'è la sborra? Oh, finalmente. Me la metto in tasca così so dove trovarmi. Ragazzi, vi stanno sparando le bombe maratone. Andiamo a ucciderlo, ragazzi, dai. Sono proprio... È il momento. Ci penso io, non vi preoccupate. Per Belluno! Belluno o Beautiful 2 per gli amici. No, ho detto Bel 2. Sei esperto di amico, cricket. Teniti pronto a cadere come un capolavoro. Dimmi chi sei. Dobbiamo colpirli i piedoni. Lui non si fa assolutamente nulla perché è di fuoco, effettivamente. Ha senso. De fuoco! Per fuoco che batte i nostri cori. L'abbiamo strumato. Madonna. È Mortes? Allora perché i boss sono così grandi?
Infatti, gli NPC. Ah, qua c'è uno. Ah, no, qua ho capito dove questo siamo. Questo qua è il castello della simpatica ragazza che c'è che suona male. Il castello di Caserta. No, siamo qua c'è il. Caserta, sì, sì. Il coso leone lì. Leone è il figlio di Fedez. Sì, comunque allora anche... questo qua è un futuro distopico in cui Leone riesce a prendere parte a un esercito e di vero mai e poi lo guida nella distruzione del mondo. Le venite proprio loro. Stai guardando ancora Willy Wonka? Addio. No, ma sei una grandissima figlia di una grandissima. Io ho una leone di diurna. Io ho una registrazione di chiamare l'ascensore. Ah, ok, scusa, pensavo la stessa indica cosa tua. Cosa dici? Proprio te la invio. E che bussa? Antonio, noi ci conosciamo da 21 anni. Ho una registrazione di me piccolino che mi arrabbio. E quando dico le parolacce faccio beep. Come già eri adesso. Un comico. Sì, sì. Che bello. Ti autocensuravi, era un'ottima forma di educazione. Sì, 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 assolutamente. E tutto questo grazie a te, mio caro discepolo. A me? Qua c'era Fra Coppola, l'ho visto. Ma dov'è il nostro amico? Che ha fatto? È andato al piano di sopra? No, mi sa che si è buggato. No, è diventato un lumino. Forse solo il braccio del... Oddio, perché? Ma io pensavo fosse una battuta la mia, invece è vera. Sono proprio un lumino. Eccomi qua. Che figata. Questa è difficile. Io non lo sapevo come si faceva questa cosa. L'oggettino l'abbiamo trovato prima. No, vabbè, divento un lumino. Non un lumino, ti adatti all'ambiente in cui sei, ecco. Ti adatti all'ambiente in cui sei, volevo dire questo. Esatto. Ma calma, raga, calma. Facciamo tutti i duri con gli animaletti. Sì, esatto. Poi troviamo un simpatico boss che ci dice soltanto dovete sconfiggermi per passare e moriamo. E noi non riusciamo a sconfiggerlo. Io mi immagino Mike versus Mike dove Tyson prova a colpire Sabaku ma lui lo Perry e rotola via urlando sì, doppio sarebbe. Perry Erlando. Perry Airlines, io li perro tutti. Perry l'ornitorinco. Oddio, ma quanta malvagità nelle tue vene. Non riesco. Claudia Schiffer! Mannaccia! No. Io creiamo il mio amico. Oddio, l'ha colpito. Non riesco a fare nulla nella vita. Ci vorrebbe una notte per dimenticare una notte. Adesso vi droppo io che mi arrabbio. Oddio. Oh no, Roby, c'era prima la lavatrice. Allora. No, la lavatrice, no. Roberto, ma la lavatrice si fa la sera o la mattina? La sera costa di meno. No, non per quello. A me costa uguale. Allora falla quando vuoi. Quando vuoi, bella, mi piace questa. Falla quando cazzo no, falla la falla sera così la mattina che c'è il sole, metti subito fuori e hai tutto il giorno per farla. Ma non puoi mettere le cose fuori in Lombardia, sentite, nella pianura padana. Ti escono nere le robe. Io sono nelle prealpi, però, quindi io vivo in un mondo un po' diverso. Da quando vivo altro. Ma chi è questo che mi ha denudato il pene e me l'ha succhiato per bene? Oddio. È successo tutto questo mentre voi eravate distratti, ebbene sì. Giocavi a Horny Girls? Horny Dark Souls. Horny Souls. Io bevo. Horny Souls. Andiamo, dai ragazzi. Quanti sono belli, guardate, è ancora vivo. La pianura piadana. Non si può stendere, non si può stendere. La mattina la lempi e la sera la svaganti, alcuni consigliano. Ostia miseriaccia! Ah, qui siete già stati perché avete preso. No, lui c'è da un'altra parte pure. Ah, c'è anche. Sì, è vero. Se la sta prendendo con i miei cagnolini, ragazzi, per piacere, fermiamolo, eh. Lo colpisco io. Ok. Raccogli oggetto. Pietra del santuario. Costa di meno se la fascia oraria. Sì, se non ce l'hai, no. No, io non ce l'ho la fascia oraria. Sta picchiando il nulla questo. Quindi pago. Questa è la mannaia alla maschera. Di qua, ragazzi.
Are you bestemming? Are you serious? Are you bestemming? No, 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 Baccarda. Sono un uomo tipo caffè. Sono un uomo tipo caffè. Che bello caffè. Tarlo, sei crashato? No, 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 ci sono, perché? Ah, e allora cammini. Siamo bloccati sulla scala. Scusate, ho bevuto nell'acqua. Ah, e allora cammina. Però è bello che ci rimani fermo, così blocchi tutta la fila. Ma si può giocare tipo in 32, non sarebbe male, tipo fare 32. Credo che c'è un limite. Fare un piccolo esercito. Qual è? Sì. Un esercito di luci. Che lanciano tutte le il fuoco nello stesso momento. Mamma mia, non si capisce niente. Penso che si rompe il gioco. Lui è un ultras, vedi, della Lazio. Perché è all'Aquila. Roma, forza Roma. È tutto nuovo. The Ring Life Italia. Vabbè, facciamo il repiso. Oh, Gesù! E poi mi faccio bannare, però. Ecco fatto. Oh, Giacomino, te, becca del gas. No, che bella cosa pleateleale. Oh, scendi da lì. Scendi dall'albero. Oddio. Madonna, li stiamo facendo malissimo questi. Siamo diventati forti o siamo diventati forti? No, è diventati... che siamo contro dei nemici base, ecco. Ah. Base. Qui sotto c'è una grazia. Tu sei un amico base. Una grazia, grazie a te. Una grazia. Andiamo? Incontro una... Nara, grazia. Un saluto a Grazia, un'amica e una collega, perché no? È una tua collega? Ah, a me mi si è rotto tutto il gioco. No, dai, ti prego. Sì, ho attivato la grazia e mi si è... chiuso il gioco. Ecco. No. C'è proprio chiuso. Dobbiamo chiudere anche noi, Faggio. C'è proprio... Rammartino. Ma chiuso proprio. Campanaro. E non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Te ne è andato via. Suona le cacate. Suona le cacate. Niente, siamo ben a 4 crash. Ragazzi, però posso dire che è stato bello. Inutile. Bello, sì, anch'io avrei detto anche quello. Inutile. Ma sicuro che è stato inutile, è stato divertente. Questa è la porrea che vorrei. Ah, ma perché è la fine questo qua? Mi stai salutando. Perché sono le 23 e un quarto. Ah, ok. Sono le 23. Ma saccherei che c'ho ospiti famiglia. A casa domani. Va si bene. Chiama e domani ce l'ho. È affitto da pagare. Ancora il latte. Perché proprio domani, scusa? A me arrivano col RID e ballette pagamenti. Vabbè. Dimmi chi sei, va bene. Sono un po' stanco, effettivamente. Siccome domani devo attaccare un po' presto, io vi saluto adesso. Dai, allora... Sì, ci salutiamo tutti. Dai, intanto c'ho un alito che non lo invidio, se devo dire la verità. Non lo invidi? A chi? No. Si va a letto? Mi sa direbbero, direbbero alcuni. Vi lascio allora le grandi nanne. Grazie mille per essere stati con me. Grazie a te, Tarlo Grigio, per questa simpatica serata tutti insieme. Ecco. Tutta da scoprire. Tutta a voi. Non facciamo che non ci vediamo più, eh? No, 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 poi ci richiameremo, sicuramente. Sì, sì, sì. Possiamo fare anche... No, organizziamo una pizzata. Sì, dai. No, io però ho veramente voglia di pizza adesso. Sì, no, dobbiamo organizzare, ragazzi. Fai teso, no, comunque vi prezzo, non c'è un modo dove tu... Cioè, c'è bisogno... Allora, aspettate che vi faccio... Tanto di andare immediatamente a letto, se no dopo la live guardiamo un attimo il coso. Non... cosa? Il bot che non gli funziona. No. Ok, perfetto, li ho taggati entrambi. Ok, a posto. Io vi ringrazio moltissimo. Ma io ringrazio te, dai. Grazie a te. Grazie a te. Vi ringrazio anche a te, Mario, buona serata. E Tarlo Super Grigio. Buona serata e mi raccomando, pagate le bollette. Sempre, ragazzi, pagate le tasse anche. Le tasse e le bollette. Importanti. Buonanotte. Buonanotte a tutti. E a tutti qua. Vogliamo prolungare questi saluti per altri 5 minuti? No, per favore. Buonanotte. Buonanotte. ciao. Oh, reaction al volo di che? Al volo lì al gruppo. Mario. Speravo non ti accorgessi di me. Ma sei ancora qui? Sì. Non ci lasciamo mai, ti prego. Anche la più bella rosa diventa appassita. Ok. Qualcuno ha detto già.
Perché è partita la musica di... E perché no? Perché no? Comunque, grazie. Quindi ci vediamo. Dai, oh, facciamo che lo ripetiamo. Oh. Certo che lo ripetiamo. Ma per me era scontato. No, no, queste cose non sono scontate. Poi facciamo come gli amici che si incontrano d'estate, che diventano super amici, no, amori, nascono. Aspetta, e poi faccio già il sondaggio per... No, a parte che abbiamo già il sondaggio, facciamo... Ma quale sondaggio? Noi senza sondaggio. Che è il sondaggio? Allora, aspetta, faccio così. Poi chiamano le persone a casa, dicono, no, rispondere alle domande. No, domani non so. Domani? No, dico, infatti, domani io non ci sono. No, c'è Totti. Organizziamoci di nuovo, però. Metto qualche punto esclamativo. Poi metto anche delle emoji per avvalorare la mia tesi. Ecco fatto. Va bene. Penso di aver... Insomma, manderò sul gruppo Telegram questi messaggi, così si capisce. Va bene. Va bene. Va bene, buonanotte Regione. Grazie per avermi aiutato e sostenuto in questa situazione. Si vede che sei giovane e forte. Mi raccomando, la tua intelligenza non la sprecare. Mi raccomando. No, no, non credi in te stesso. Non mi drogherò e continuerò. E non ti drogare, esatto, soprattutto. Sì, 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 sì. Non funziona mai, te lo dico. Tu mi raccomando, dai. Grazie. Dai, dai, forte. Dai. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Eccoci qua, amici. Amici cari. Siamo rimasti un po' solo noi. Stacc. Mi sono divertito. Spero vi siate divertiti anche voi. Questa è... Ho scritto ste. Se potrebbe essere simpatica come cosa. Dobbiamo capire. Spero vi siate divertiti. Spero vi sia piaciuto. Perché questa qua sarà una simpatica seriuccia che faremo sul canale. Quindi andremo avanti sperando fino alla fine del gioco. Non lo so, dobbiamo capire un attimo con la difficoltà dei boss, perché sono un po' troppo, forse. Quindi dobbiamo girare un po' di più, farmare di più. Non credo che fossimo underlivellati per la zona. Però prendiamo anche metà della expo, forse, noi. Non lo so, però spero vi siete divertiti. Noi domani, amici, dove ci vediamo? Non mi ricordo. Fatemi vedere il mio calendario. Domani ci vediamo alle 18. Domani facciamo reaction, quindi domani sì o no? Ci vediamo! Domani reaction, credo. O reaction o LOL, vediamo. Se volete giocare a LOL, forse facciamo LOL, amici, scusatemi. È che non sto proprio a casa, quindi forse avrò voglia di una partitina. Forse no, forse arrivo e dico, ma dopo voglia di rectare qualcosa. In caso, ci vediamo comunque domani alle 18. Io vi auguro a tutti buonanotte e vi mando da qualcuno. Se Faggio è ancora in live, vi mando da Faggio. Fammi guardare un po'. Per ora in live, io vi mando da lui. Raid Fagiolini. No. Nulla, divertitevi, fate i bravi. Mi raccomando, entrate nel gruppo Telegram, ricordatevi che venerdì c'è il cinematto e che domenica c'è il torneo di Rocket League. Stacce.